Buongiorno a tutti, cominciamo i nostri lavori. Io sono Tosi Federica, FIBA CISL Varese, coordinatrice donne, e abbiamo appunto invitato diversi ospiti con l'intento di parlare di argomenti molto importanti che riguardano il mondo delle donne. A ridosso della celebrazione della festa per l'8 marzo abbiamo appunto voluto organizzare questo incontro per offrire spunti di confronto sulle tematiche legate alla discriminazione, dello stress e del lavoro correlato nell'ambito del lavoro bancario nella provincia di Varese. Tutto ciò ovviamente dal punto di vista del genere femminile. La nostra iniziativa vuole essere un'occasione per approfondire questi argomenti, affrontati soprattutto da parte delle associazioni datoriali, poco affrontati dalle parti delle associazioni datoriali, ma anche che fortemente pesano sulla qualità della vita di molte colleghe. Ringrazio gli ospiti che hanno accettato il nostro invito e che porteranno il loro prezioso contributo alla discussione. La consigliera di parità della provincia di Varese, Luisa Cortese, Esther Balconi, coordinatrice donne della FIBA CISL Lombardia, Antonello Saporiti, responsabile risorse umane UBI, Antonella Ghiorso, direttore commerciale della provincia di Varese per Unicredit S.p.A. Le conclusioni verranno poi tenute da Carmela Pascone, segretaria generale CISL della provincia di Varese, e dalla dottoressa Cinzia Fraschieri, responsabile nazionale CISL Salute e Sicurezza sul Lavoro e Responsabilità Sociale delle Imprese. Gli argomenti che vogliamo affrontare sono importanti e molto corposi. Alcuni dati per dare un perimetro, un'infarinatura alla discussione. Le discriminazioni nel settore del credito. A gennaio, in occasione della conferenza del coordinamento donne FIBA CISL Lombardia, con l'aiuto della dottoressa Maria La Salandra, abbiamo analizzato i dati relativi alla legge 125. Abbiamo anche compilato questo report che vi è stato consegnato. E la dottoressa La Salandra, appunto, elaborando con noi questi dati, ha steso un'interessantissima relazione dal titolo di Dispari opportunità, dispari, da cui trago alcuni spunti di riflessione. Dall'elaborazione dei dati occupazionali del biennio 2007-2009 dei principali istituti di credito presenti e assicurativi presenti in Lombardia, si può evincere che la presenza femminile è diversificata nei vari istituti, mediamente consistente e consolidata ormai da molti anni, e si attesta intorno al 37% nel settore bancario e il 46% nel settore assicurativo. Questa consistenza non si è tradotta però in una presenza significativa negli inquadramenti professionali più elevati. Tra i dirigenti troviamo solo lo 0,5% delle donne occupate contro il 3,5% degli uomini. Nei quadri direttivi le donne sono il 26,6% contro il 46,2% degli uomini, ma con maggiore concentrazione nei livelli più bassi. Le donne dunque sono confinate nelle posizioni iniziali, questo per politiche gestionali dei percorsi di carriera. Forse i nostri ospiti ci aiuteranno a capire quali sono le dinamiche e a chiarire questo aspetto. A questo fenomeno di segregazione verticale, cioè minore opportunità offerta alle donne di collocarsi nelle posizioni più elevate, si accompagna quella della segregazione orizzontale, cioè la presenza femminile concentrata in un numero più ristretto di figure professionali. Situazione ben rappresentata dall'espressione tetto di cristallo e pavimento appiccicoso, cioè la presenza di barriere invisibili ma estremamente resistenti che ostacolano l'accesso delle donne ai livelli alti delle gerarchie aziendali e le schiacciano verso il pavimento appiccicoso che trattiene le donne nelle posizioni più basse. Nonostante negli ultimi anni siano stati attuati strumenti gestionali per superare le disparità, come l'inclusione del tema delle pari opportunità nella responsabilità sociale dell'impresa, il cambiamento è ancora lento. La sottovalutazione delle competenze femminili si traduce sicuramente in uno spreco di talenti, di capitale umano, sociale e culturale, che in un momento di crisi del settore come quello che stiamo vivendo, secondo me non è più ammissibile. Anzi, valorizzare la componente femminile già presente nei nostri istituti di credito, operazione a costo zero, consentirebbe un incremento di credibilità del settore bancario, così come sottolineato dal vice direttore generale della Banca d'Italia, Anna Maria Tarantola, in una relazione al Ministero delle Pari Opportunità, in cui sono stati presentati i risultati di uno studio condotto in Francia
che ha mostrato che le imprese con più donne vertici hanno performance migliori in borsa, mentre a livello macroeconomico il conseguimento dell'obiettivo del Trattato di Lisbona di un tasso di occupazione femminile al 60% comporterebbe, secondo stime appunto della Banca d'Italia, un aumento del PIL fino al 7%. A chiudere questo già poco sereno quadro si sottolinea anche l'aspetto del differenziale retributivo a danno delle donne. Anche nel caso in cui una donna svolga un lavoro dirigenziale considerato prettamente maschile, viene pagata meno. E con questo diamo un perimetro sul discorso delle discriminazioni all'interno del nostro settore. Per quanto riguarda invece lo stress di lavoro correlato e la sicurezza e salute, un altro tema caldo che oggi vogliamo condividere è quello dei rischi dovuti allo stress da lavoro correlato, sempre in ottica di sesso e di genere. Cos'è lo stress? A quale conseguenze porta? Quali sono i fattori che lo generano? Lo stress è la risposta fisiologica, biologica dell'organismo a una richiesta di modificazione effettuata su di esso, cioè l'adattamento che il nostro corpo attua a fronte di sollecitazioni esterne. L'esposizione prolungata ed intensa agli stressor, cioè a questi stimoli, può produrre reazioni di adattamento negative, cioè il distress. Di fronte al medesimo stressor, diverse persone possono avere reazioni differenti e anche il singolo può reagire diversamente in similari situazioni in momenti diversi della propria vita. Ciò introduce l'importanza del concetto del filtro cognitivo, cioè di come un singolo soggetto percepisca un singolo evento verificatosi in uno specifico momento o contesto. Il distress può portare allo sviluppo di patologie psicosomatiche che scaturiscono dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere in grado di essere all'altezza delle aspettative. Le differenze legate al sesso, cioè l'inconfutabile diversità biologica fra uomo e donna, e quelle legate al genere, cioè le diversità sociali e culturali che possono cambiare nel tempo nelle diverse tipologie sociali, devono essere contemporaneamente considerati nella valutazione dei rischi e dei danni collegati al distress. Lavoro, più casa, più famiglia rientrano contemporaneamente nelle nostre occupazioni quotidiane, accumulando fattori di distress e tempi di esposizione. Dal punto di vista scientifico, l'argomento è a priori poco studiato. È sorprendente come il primo libro di medicina del lavoro, contenente uno specifico capitolo sui rischi del lavoro femminile, risalga solo al 1993. Pur non avendo a disposizione dati specifici del nostro settore, si rileva che la maggiore incidenza degli infortuni sul lavoro delle donne si registra nel settore terziario, con un aumento del 3,1% dal 2007 a oggi. È ancora più impressionante il dato che il 60% degli infortuni mortali delle donne riguarda gli infortuni in itinere, cioè in coincidenza con fattori di stress legati alla vita quotidiana, portare i figli a scuola, andare a recuperarli, tornare a casa, occuparsi delle incombenze domestiche. Oltre ai rischi legati a un danno fisico repentino, non bisogna sottovalutare i rischi di danni raggiunti con modalità e tempi diversi, che possono avere esito altrettanto negativi, quindi non meno importanti. All'interno della brochure troverete anche una tabella dove vengono riportati i disturbi e le patologie correlate alle situazioni di stress. Se dopo volete dare un occhio, troverete delle belle sorprese e delle cose interessanti. Questo preambolo si adatta perfettamente alla situazione del settore del credito, dove i principali fattori di stress sono legati alle sempre più pressanti pressioni commerciali e allo stile di vita che oggi accomuna gran parte delle colleghe. Il documento pubblicato lo scorso gennaio dal titolo «Formulare indicazioni per la corretta gestione del rischio da stress lavoro correlato per l'attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero delle Politiche Sociali», da cui ho tratto spunto per questa breve presentazione, evidenza tra le possibili misure da adottare per rendere più efficace l'attività di riduzione dei fattori di rischio presenti sui luoghi di lavoro due interessanti indicazioni: l'attivazione di strumenti di partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali ed interventi di formazione per la prevenzione del rischio da stress lavoro correlato, e a livello individuale l'introduzione di misure di gestione del personale atte a risolvere difficoltà di conciliazione vita-lavoro.
È quindi necessario fornire alle lavoratrici le giuste informazioni per individuare precocemente stress, fatica, stanchezza, rischi lavorativi, criticità, prima che tali fattori agiscano cronicamente. In conclusione, noi che quotidianamente affrontiamo e viviamo queste tematiche da differenti punti di vista, come lavoratori, come figure istituzionali, come rappresentanti sindacali, dobbiamo oggi formulare proposte concrete per affrontare correttivi adatti a garantire il rispetto, la sicurezza e la salute delle colleghe. Oggi purtroppo un ospite che doveva essere presente, la dottoressa Carolina Lisanti, un'associazione delle BCC, coordinatrice della regione Lombardia e Piemonte, di questa associazione IDEE, non è potuta venire per un malore, per una influenza. Quando l'avevo contattata mi aveva detto che il 2012 per loro voleva essere l'anno della concretezza, l'anno per mettere in pratica proprio in modo concreto dei correttivi, cercare delle soluzioni. Il tempo è oggi più che mai il bene più prezioso di cui donne disponiamo, e saperlo usare bene è una capacità che ci contraddistingue in modo particolare. Gli spunti sono molti e gli argomenti sono corposi. Lascio la parola alla dottoressa Silvia Bottelli, giornalista della provincia di Varese, che modererà la tavola rotonda. Grazie. Bene, allora l'intervento di Federica ha messo in evidenza una serie di problematiche legate alla donna inserita nel contesto lavorativo del settore bancario, ma sono problematiche che sicuramente possiamo estendere a tutto l'universo femminile inserito in un contesto lavorativo, che ogni giorno si trova quindi a dover gestire attività lavorativa a qualsiasi livello della scala gerarchica e con tutte le pressioni che esso comporta, che abbiamo sentito da Federica, e il proprio ambito familiare. Federica ci ha raccontato che cos'è il rischio stress, ce lo ha spiegato. Adesso vogliamo magari approfondire l'argomento insieme ai rappresentanti di questa tavola rotonda. Partirei quindi con le testimonianze di due esponenti del mondo bancario, Antonello Saporiti e Antonella Ghiorso, che ci potranno raccontare la loro esperienza di gestione del ruolo femminile della donna all'interno delle loro realtà, come vengono gestiti questi fattori potenzialmente stressanti e quindi quali sono le politiche messe in atto nelle loro realtà per la valorizzazione del ruolo femminile. Partirei magari con l'unico rappresentante maschile di questa tavola rotonda, da Antonello Saporiti, responsabile gestione risorse area Varese, Banca Popolare di Bergamo Comuni. A lei la parola. Grazie, dottoressa Bottelli. Buongiorno a tutti. Banca Popolare di Bergamo, come sapete, è la banca di riferimento in provincia di Varese. Come anche ben rilevato dal mio amico Alberto Brogi nel vostro quaderno che avete appunto presentato e avete dato anche ci avete consegnato questa mattina, viene da un'operazione molto importante fatta nel gennaio del 2010 di ristrutturazione proprio degli sportelli nella provincia di Varese. Abbiamo riunito proprio in quella data, sotto il marchio Popolare di Bergamo, tutti gli sportelli che facevano parte a Banca Popolare Commercio Industria, alla stessa Popolare Bergamo, al Banco di Brescia, alla Banca Regionale Europea. Occupiamo circa 1.100 dipendenti in provincia di Varese e 320 di questi dipendenti sono appunto donne. Come facciamo a selezionare il nostro personale, proprio parlando anche in termini di accesso appunto all'interno della nostra banca? Abbiamo un ufficio selezione che fa parte alla capogruppo, dove assolutamente negli ultimi anni vi posso confermare che il trend è assolutamente favorevole per quanto riguarda l'entrata delle donne rispetto agli uomini. Quindi negli ultimi anni più del 50% dei dipendenti che sono entrati all'interno della nostra banca sono donne. Non ci sono assolutamente preclusioni, anzi i risultati ci dicono che le donne, forse per la particolare tipologia del nostro lavoro, sono più adatte soprattutto nei ruoli di relazione e, con la clientela. Tant'è vero che all'interno proprio dei nostri ruoli di rete commerciale i due ruoli più importanti, che sono quelli del gestore affluent, che è praticamente il gestore che segue la clientela con una maggiore redditività dal punto di vista, con un maggiore capitale da gestire, sono quasi per il 40% donne. E per quanto riguarda invece
le aziende, quindi un altro importante segmento del nostro settore, addirittura quasi il 30% di colleghe sono gestori small business, quindi seguono le aziende con due ruoli professionali, direi, molto qualificati e importanti, anche con una bella preparazione. Il problema qua dove si verifica? Il problema si verifica chiaramente, come è stato anche rilevato dalla vostra indagine, quando c'è da fare un passaggio a ruoli di maggiore responsabilità. E questo può avere diverse motivazioni che chiaramente poi magari andremo anche più avanti ad affrontare. E non tanto per un discorso legato allo stress, perché abbiamo fatto a nostra volta un'indagine che tra l'altro era dovuta per legge della 626 e abbiamo potuto rilevare che non c'è una differenza per quanto riguarda attiene lo stress tra la popolazione maschile e la popolazione femminile che abbiamo appunto all'interno del nostro istituto. Più o meno sono equilibrate le situazioni di disagio. E proprio in questo caso, ecco, entra in campo un po' quello che è il lavoro di noi che facciamo i gestori risorse. Dobbiamo essere molto attenti ad individuare quando si presentano dei segnali, degli allarmi, che a volte ci vengono segnalati dai colleghi stessi, a volte anche dai colleghi, dai rappresentanti sindacali con i quali abbiamo chiaramente una stretta collaborazione. Che cosa abbiamo fatto a questo punto qui per cercare di venire incontro a quelli che possono essere gli elementi di stress o gli elementi di difficoltà che impediscono alle risorse femminili, visto che stiamo parlando di questo, di poter andare avanti ad occupare ruoli sempre più importanti all'interno della nostra filiera. Alcuni passi importanti sono stati fatti anche grazie ad un contratto integrativo che ormai risale al 2007, che prevede delle agevolazioni particolari, soprattutto nei confronti delle donne, nei loro momenti più difficili, che sono quelli che sono dopo il rientro dalla maternità. Infatti adesso non vorrei divagare troppo, però l'esperienza, visto che ognuno di noi deve citare la propria esperienza, ci porta a valutare che all'interno della carriera lavorativa di una donna si possono distinguere tre fasi abbastanza distinte. La prima fase, che dura dai 5 ai 10 anni, è quella dell'ingresso. È una fase molto importante dove le donne si distinguono molto bene e effettivamente, visto che vi ho detto prima, da noi non c'è alcuna preclusione a poter andare avanti e a cercare di seguire tutti, a uomini e donne, quindi a seguire quelle che sono le loro aspirazioni. Dicevo, questa prima fase dura circa dai 5 ai 10 anni. Poi effettivamente entriamo in un'altra fase molto importante, che è quella dove praticamente si forma la famiglia. E in questa fase qua, chiaramente, in termini percentuali, possiamo vedere che molte donne, chiaramente, al rientro dal periodo di maternità, ed è una cosa più che comprensibile, direi assolutamente dovuta, ci chiedono l'attribuzione del part-time, perché chiaramente hanno un bambino piccolo da seguire e quindi questa richiesta è più che mai legittima. Successivamente al discorso dell'attribuzione del part-time, dobbiamo rilevare che effettivamente non riusciamo noi in questo momento a conciliare una presenza di tipo chiaramente ridotto, perché solitamente il part-time si riduce alla presenza la mattina, con dei ruoli di responsabilità che soprattutto, per esempio, facciamo il caso del capo filiale, che è uno dei ruoli a cui molte donne chiaramente puntano e potrebbero sicuramente arrivare, visto proprio le loro caratteristiche, la loro preparazione. In questo caso qua noi abbiamo delle difficoltà a poter inserire appunto con il ruolo di part-time le donne a ricoprire questo ruolo. Che cosa facciamo quindi? Ripeto, riallacciandomi al discorso del contratto integrativo,
Abbiamo previsto dei permessi particolari, proprio per favorire anche l'inserimento dei figli all'interno degli asili e delle scuole materne. Abbiamo previsto dei permessi particolari per assistere i bambini fino a 3 anni quando sono in malattia. E abbiamo fatto anche degli accordi con delle istituzioni, soprattutto che aiutano appunto la famiglia, parlo di asili nido e scuole materne. E questo è un po' quello che abbiamo cercato di fare per venire incontro ad aiutare le donne, soprattutto in questa fase. Il secondo motivo però che effettivamente vorrei mettere in evidenza è il discorso, forse più difficile da spiegare ma anche più scontato, che è un discorso prettamente di tipo culturale. Ha citato prima la dottoressa Tosi, Federica Tosi, una relazione fatta appunto da Maria la Sarandra, dove effettivamente, anch'io ho dato un'occhiata, si parla molto genericamente di, lo leggo perché non è anche facile da dire, di stereotipi di genere che parlano di una cultura aziendale desueta relativamente alla responsabilità familiare che graverebbe più sulla donna. In effetti non dobbiamo nasconderci dietro un dito, però nel nostro paese più che negli altri paesi europei sicuramente le responsabilità familiari in questo momento sono soprattutto sulle spalle delle donne. Lo dico da unico uomo presente a questo tavolo e lo devo riconoscere. Questo certo non deve essere un motivo per bloccare la carriera e la presenza delle donne nel mondo del lavoro, perché l'esperienza nostra proprio dice il contrario, che la preparazione delle donne fa effettivamente in alcuni casi la differenza. Ed è anche vero che, come detto dalla relazione della Banca d'Italia, più donne nel mondo del lavoro chiaramente farebbero crescere il PIL e farebbero anche del bene, metterebbero in circolo un moto sicuramente favorevole anche alla nostra economia. Quindi da questo punto di vista, guardando il futuro, sono anche abbastanza ottimista, perché vedendo le ultime generazioni di donne che sono entrate in banca, al di là della preparazione culturale che è sempre più elevata, sono quasi tutte laureate, quindi sono chiaramente culturalmente molto preparate, però vedo un futuro con più quote rosa in banca, cioè la banca la vedo sempre più rosa nei prossimi anni. Chiaramente di strada ce n'è ancora da fare, e non solo per quanto riguarda il mondo bancario, ma anche il mondo assicurativo di cui parliamo adesso, ma penso per quanto riguarda l'intera società. Basta parlare ai dati ultimamente che ci vengono propinati sulla violenza sulle donne, non è argomento chiaramente di questa tavola rotonda, però ripeto, di strada ce n'è ancora tanta da fare, e ritengo che se tutti ci metteremo il nostro impegno per trovare magari delle soluzioni alternative, visto che io appunto rappresento il mondo bancario e sicuramente nei prossimi anni lo scenario, il modo di fare banca cambierà radicalmente per una serie di motivi, dalla tecnologia che avanza e quant'altro. Comunque dico, se tutti insieme ci impegneremo a seguire su questa strada, proprio per valorizzare anche la presenza delle donne, sicuramente potremo contribuire a migliorare in generale quello che è il livello culturale della nostra società. Sentirei adesso allora Antonella Chiosso, ci racconterà la sua esperienza all'interno della sua realtà, come viene gestito il ruolo femminile, quindi le politiche di conciliazione che vengono messe in atto nella sua filiale e nel suo gruppo. Grazie dell'invito, è una bellissima occasione per me trovarmi in questa situazione a raccontare un po' di me e un po' di quello che è Unicredit. Incomincerei intanto a darvi qualche numero di Unicredit, perché credo che sia giusto contestualizzare l'azienda prima di scendere nel particolare. Unicredit è una multinazionale che ha 160.000 dipendenti, e di questi 160.000 il 59% sono donne. In Italia siamo largo circa 60.000 e il 43% del personale è donna. Quindi è evidente che c'è un problema donna che è banale dire che è importante, è enorme, no? E quindi nel management, nel top management è assolutamente chiaro come il problema della diversity, il problema del bilanciamento tra la vita di lavoro e la vita familiare sono all'ordine del giorno, così come cercare di sostenere e far emergere il talento femminile
sono assolutamente problemi ai quali si fa un'attenzione veramente importante. Che cosa facciamo? Perché poi mi viene da dire nel concreto, no? Allora, sulla diversity c'è un input assolutamente, direi, maniacale, che inizia nel momento dell'assunzione, ma soprattutto nel momento delle promozioni, perché poi insomma, le assunzioni forse sono cose che abbiamo un po' dimenticato, se dobbiamo anche guardare il contesto attuale, di assoluto monitoraggio di come vengono alimentati i bacini dei vari ruoli. Questo che credo che sia un'eccellente cosa, perché è una garanzia che quando si arriva a promuovere si va a vedere in quali ruoli le persone sono state adibite e dove si è andati ad attingere dal punto di vista della diversità di genere. Una cosa molto importante che secondo me ha aiutato Unicredit ad avere dei numeri importanti, perché mi sento di dire che discriminazione non ce n'è, io ne sono una testimonianza, ma poi vi racconto qualcosa di me, ma in realtà io sono talmente datata che non faccio più storia, francamente, no? Perché dobbiamo parlare di oggi, della donna di oggi, della banca di oggi. Io sono entrata 30 anni fa, quindi è evidente che c'era un contesto culturale molto molto diverso. Quindi Unicredit ha fatto una cosa straordinaria che si chiama WIN, che è Women International Network, che è un network di donne che a un certo punto si sono dette cosa possiamo fare per cambiare le cose. Grazie a questo network sono nate due attività molto importanti, secondo me, che sono un grande stimolo a far emergere il talento femminile, che sono da un lato il mentoring e dall'altro laboratori di leadership. Il mentoring non è nient'altro che la possibilità, l'opportunità data a una giovane donna di crescere aiutata da una donna di esperienza, da una donna che si è affermata professionalmente, che la segue, che mette sul tavolo il suo know-how, la sua esperienza, la sua capacità e la segue in tutti i momenti di scelte professionali, di scelte di vita, di scelte di lavoro. E questo credo che sia una grandissima mano, perché ti aiuta una persona che ha un po' il tuo vissuto. Poi facciamo, l'anno scorso sono state fatte 200 coppie di mentoring e quest'anno ne verranno fatte altre 200. Poi facciamo laboratori di leadership al femminile con un tutoraggio sempre di donne che hanno fatto carriera, ma che quindi possono portare quella che era la loro esperienza, e in questi laboratori le donne vengono aiutate a cercare di mettersi un po' in gioco, di guardarsi un po' dentro, di non abbattersi alle prime difficoltà, a crederci un pochino, no? A fare anche delle scelte coerenti. Ecco, da questo punto di vista io mi permetto un suggerimento, perché qua di donne ce ne sono tante, anche sulla base della mia esperienza. Bisogna anche un po' crederci, bisogna un po' anche proporsi, nel senso che l'esperienza che io vi posso dare è che in qualità di responsabile, e saranno almeno 20 anni che io ricopro ruoli di sintesi, gli uomini si propongono, bravi o cattivi che siano, intelligenti o meno, no? Nel senso che l'uomo si propone, si sa vendere, alza la mano e dice io vorrei, le donne mai. Le donne bisogna sempre andarle a individuare, bisogna andarle a scovare e poi a volte le devi anche convincere, nel senso che magari il primo impatto è la mamma, il papà. Ecco, sì, certo, è vero, verissimo, non voglio banalizzare, perché c'ho anch'io dei genitori e c'ho anche un figlio. Però bisogna anche crederci e alzare la mano e dire io sono brava e siccome sono brava mi piacerebbe moltissimo avere un'opportunità. Quindi io questo è veramente un consiglio che do a tutti, che do a tutte le colleghe con cui lavoro, perché bisogna anche un po' partire da questo se vogliamo colmare il gap. Perché vi do anche qua due numeri. Unicredit ha dei numeri importanti a livello di dirigenza, certo rispetto ad altre banche, a quello che ha citato il collega, noi siamo virtuosi perché il 12% dei nostri dirigenti in Italia è donna. A Milano addirittura poi sale al 16%, quindi è con una percentuale che è decisamente superiore a quello che è il dato nazionale. Però capite che comunque il gap da recuperare è sempre tantissimo, perché uno dice 12 è tanto, sì è tanto, però il restante 78 sono uomini, anche se lo dimentichiamo, no? Quindi comunque c'è una voragine da colmare. Però vi dico questo dato molto positivo: nel middle management le donne stanno crescendo enormemente, ma la cosa molto positiva è che si abbassa moltissimo l'età. Il 28% delle donne dirigenti in Unicredit diventa dirigente in una fascia di età tra 30 e 40 anni. Oltre i 50 anni la percentuale scende al 9%, quindi vuol dire che si è lavorato tanto, si continua a lavorare, ma si incominciano a vedere i primi risultati. Dal punto di vista invece di quello che è l'attenzione alla donna, madre, moglie e figlia, perché poi adesso ci sono anche gli anziani che aumenta l'età,
dei nostri genitori e quindi poi anche il peso della famiglia, torto collo, resta sulle spalle delle donne. Quindi come bilanciare questa possibilità? Certamente credo che il ruolo fondamentale sia la flessibilità che il collega un po' ha citato, no? Allora da questo punto di vista, anche per quanto riguardano i crediti, c'è una grande attenzione al rientro dalla maternità, perché ovviamente è un momento certamente stressante, con dei corsi di welcome back per aiutare le donne a recuperare chiaramente l'anno o l'anno e mezzo, dipende, insomma, essere rimasti assenti dal lavoro per un lungo periodo è molto faticoso, quindi ci sono dei corsi e degli affiancamenti ai colleghi per aiutarle a rientrare facilmente. Ma soprattutto la banca l'anno scorso ha deciso di fare una survey chiedendo a tutti i colleghi che cosa vorrebbero dal punto di vista della flessibilità, che cosa li aiuterebbe a vivere meglio. Ed è stata una survey assolutamente apprezzata perché 21.500 persone hanno aderito e grazie a questa survey intanto c'è stata l'apertura della banca totale e completa al part-time. Quindi noi oggi chiunque chieda un part-time, uomo e donna evidentemente, viene accettato. Il 9% dei nostri colleghi è in part-time e di questo, ahimè, il 96% sono donne. Dico ahimè perché vero è che la famiglia è ancora purtroppo solo quasi esclusivamente sulle spalle delle donne. E altra cosa secondo me importante è la flessibilità dell'orario di lavoro, flessibilità che oggi viene concessa anche nei ruoli importanti e anche questo non è da banalizzare, vero è che negli sportelli aperti al pubblico questa flessibilità ha ovviamente dei condizionamenti legati alle regole di Banca Italia, però diciamo che negli ultimi due anni Unicredit ha cercato di andare incontro a formati distributivi un po' diversi. Quindi formati distributivi che ci consentiranno, andando incontro anche a quelle che sono le richieste dei clienti, perché anche i clienti amano la flessibilità, di avere orari flessibili e quindi di accontentare anche la popolazione che poi lavora negli sportelli. È partito il telelavoro, siamo ancora, insomma, è un po' embrionale, mi verrebbe da dire, abbiamo fatto un progetto pilota a Roma, partirà quest'anno un progetto pilota a Milano. Una cosa interessante che vi posso raccontare che riguarda sia gli uomini che le donne è che la banca è partita con un piano welfare e conciliazione che ritengo molto importante, dando la possibilità a tutti di investire una parte della propria retribuzione nell'acquisto di servizi legati alla famiglia, alla salute, alla previdenza, quindi le rette dell'asilo, della scuola, dei centri estivi, che quindi è un modo per cercare di valorizzare la propria retribuzione beneficiando anche di sgravi fiscali. Questa è Unicredit. La mia esperienza, vi racconto due cose, anche perché così ci ridiamo magari anche un po' sopra. È molto datata, nel senso che io ho 51 anni e quindi è ovvio che ho fatto carriera quando non la faceva nessuno, cioè quando le donne non facevano carriera, perché oggi le donne fanno carriera, io ve lo garantisco. In quegli anni le donne non facevano carriera ma perché era il contesto culturale che non lo voleva. E io sono diventata direttore di agenzia nei primi anni 90 a Milano, peraltro una piazza molto vivace, molto moderna. Guardate, me lo ricorderò sempre, una signora che mi disse: ah, lei, il direttore, così giovane, una donna, ma ci sarà da fidarsi? Guardate che una domanda così a un uomo non gliel'ha mai fatta nessuno. Quindi ovviamente avere incarichi di responsabilità in quegli anni voleva dire comunque convincere i clienti prima di tutto, soprattutto quando si parla di rete, quando si parla di ruoli commerciali, perché poi ovviamente nelle retrovie alcune cose sono più semplici. Quindi non basta che le aziende lavorino, ma è importante che il contesto culturale accompagni tutto questo. Poi ho lavorato a Bergamo, dove all'aggravante di essere una donna si aggiungeva quella di non essere bergamasca, non me ne voglia il collega, però se ho voluto sopravvivere ho dovuto interessarmi dell'Atalanta piuttosto che del Cerana Basket, quindi poi bisogna cercare anche di essere un po' furbi secondo me, no? Però ecco, questi erano gli anni in cui io ho fatto carriera, ci ho messo grande passione, grande entusiasmo, faccio un lavoro che mi piace da sempre, non ho mai detto porca vacca lunedì devo andare a lavorare, no, io non l'ho detto mai. Sono diventata mamma a 50 anni perché prima ho fatto carriera, quindi lo diciamo, l'ha detto lui, no? È ovvio che in quegli anni la maternità era un problema, io ho fatto 9 traslochi, quindi ma la mia esperienza che vi porto, perché insomma, sono qua anche per questo e quindi è carino che ve la racconti, non può essere presa ad esempio oggi, perché oggi non è più richiesto tutto questo, oggi i clienti amano le donne come gli uomini, buttano i pugni sul tavolo di fronte a una donna, di fronte a un uomo, bestemmiano di fronte a un uomo, di fronte a una donna, non c'è problema. Quindi
Questo anche per le aziende ovviamente è importante, perché è innegabile che una banca si deve chiedere che cosa vuole un cliente, i clienti ci danno da mangiare a tutti quanti, quindi credo che sicuramente di strada ce n'è tantissima da fare, ma il mio sentiment è che sicuramente per quanto riguarda Unicredit c'è un'attenzione assolutamente maniacale. Io quest'anno ho fatto 5 donne direttore, sono molto contenta, però mi preme anche dire che le ho fatte perché sono brave. Perché poi vorrei che non passasse il messaggio che bisogna andare avanti perché sia donna, perché questo è un altro grandissimo errore. Si va avanti se si è bravi, ok? Grazie. Questi due primi interventi ci hanno dimostrato che probabilmente fare carriera per una donna è anche un problema culturale, perché la gestione della famiglia è sulle spalle, culturalmente, proprio per tradizione, sulle spalle della donna, e perché, come ci ha appena detto Antonella Ghiorso, le donne tante volte non sanno proporsi. Oltre a questo fattore culturale, quindi, si aggiunge la difficoltà alla conciliazione. Questi due fattori devono in qualche modo cambiare. Sentiamo quindi adesso l'esperienza di Esther Balconi, coordinatrice Donne FIBA CISL di Lombardia, e di Luisa Cortese, consigliera di parità della provincia di Varese, che ci sapranno dare qualche elemento in più, insomma, spiegarci questa cultura, come deve evolvere questa cultura femminile e della società, e quali sono gli strumenti per la conciliazione. Inizierei magari da Luisa Cortese. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Chiaramente, dopo questi primi interventi, diciamo in corso d'opera, ho cambiato un pochettino il programma del mio intervento, anche perché all'entusiasmo e alla professionalità che traspare dalle parole di Antonella Ghiorso, se non sbaglio, io avevo preparato da sottoporre alla vostra attenzione un caso che presentato all'ufficio della consigliera di parità e che è tuttora in corso. Allora, innanzitutto riprendo dall'inizio, da quello che avevo preparato, e sono grata alle amiche e agli amici della FIBA CISL di avermi invitata a partecipare ad una discussione importante e anche molto delicata su una materia ancora molto sperimentale, lo stress lavoro correlato, che però io sono andata ad analizzare in un'ottica di genere. Come ha detto la giornalista, l'organizzazione del lavoro deve mettere al centro delle proprie politiche la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. L'erogazione di nuovi servizi determinanti per sostenere la presenza femminile nel mondo del lavoro, in tutto il mondo del lavoro, non solo nel mondo bancario che oggi stiamo analizzando. Nei recenti rinnovi contrattuali la piattaforma bancari è un ottimo esempio, in quanto prevede alcune importanti novità, dal codice etico, dall'accordo quadro per la valutazione del rischio, all'attenzione per le patologie oncologiche, ai benefit aziendali e appunto alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Sviluppare un'organizzazione del lavoro armonica e attenta ai temi della produttività, della competitività, della conciliazione famiglia-lavoro in un'ottica di sicurezza e benessere organizzativo è una delle priorità individuata nella riforma del modello contrattuale, dove la contrattazione decentrata è la sede più idonea per affrontare concretamente temi così importanti quali salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. L'armonizzazione degli orari di lavoro, la conciliazione, la flessibilità sono peraltro tra gli strumenti che le parti sociali hanno individuato nell'avviso comune del 7 marzo 2011 per promuovere nuove prassi finalizzate alla migliore flessibilità e produttività lavorativa e familiare. La Carta delle Pari Opportunità
che le consigliere di parità hanno presentato nel 2010 in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Sodalitas e AIDA, è stata praticamente sottoscritta da alcune aziende bancarie. Faccio ad oggi, a me risulta, sottoscritta dalla Banca Popolare di Milano, dall'Unipol e da Emil Banca. La Carta delle Pari Opportunità dedica una parte importantissima ad azioni che possono sostenere la permanenza della donna sul posto di lavoro. Ve ne faccio un esempio. Definire e attuare politiche aziendali che, a partire dal vertice, coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio della pari dignità e trattamento sul lavoro. Poi questa è a disposizione, c'è anche un sito per chi volesse consultarla. Venendo a noi, a quello che è il testo unico che è stato anche preso in esame, allora il testo unico 81 abolisce la neutralità del lavoratore. Il lavoratore non è un concetto astratto, ma un individuo ben definito. Il testo unico definisce età, genere e nazionalità del lavoratore. Per la prima volta, in linea con le priorità del programma europeo, oltre a considerare la componente età delle lavoratrici e dei lavoratori, l'articolato legislativo prevede che si consideri le potenziali influenze dello stress lavoro correlato, anche cioè della provenienza da altri paesi, e soprattutto prevede la differenza di genere. L'introduzione esplicita della differenza di genere rappresenta una spinta di grande valore non solo sul piano culturale, ma anche per la ricerca e gli studi sul tema. Vedi, ad esempio, correlata la medicina di genere e la farmacologia di genere. Pur conoscendo le cause scatenanti, le condizioni di disturbo e danno in ambito lavorativo, è comunque più diffusa la conoscenza delle patologie, ma non le fonti del rischio. Esiste, voi lo sapete, una commissione consultiva permanente del Ministero del Lavoro che, di concerto con l'ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, ha praticamente istituito un tavolo tecnico ed elaborato alcune linee guida. In tale contributo si sono presi in considerazione i fattori di rischio ai fini della valutazione del rischio in rapporto al genere, disciplinati dal decreto legislativo 81 del 2008, ed in particolare sono stati presi in esame gli agenti fisici, gli agenti biologici e gli agenti chimici. La valutazione del rischio differenziata per genere in rapporto alla salute della lavoratrice deve tener conto di due aspetti: la salute riproduttiva, oltre che la salute in senso generale. Allo scopo di eliminare o quantomeno attenuare i descritti fattori di rischio, appare opportuno sensibilizzare i dirigenti di tutte le amministrazioni sulle problematiche connesse con la parità. Pertanto, prevedere azioni di formazione, analizzare i diversi effetti delle modifiche organizzative e soprattutto arricchire i riconoscimenti meritocratici. A questo punto volevo dire che l'ufficio territoriale, cioè l'ufficio della consigliera di parità della provincia di Varese, è a disposizione per quanto sono le competenze
che le sono state attribuite, cioè come previste dal decreto legislativo 198 del 2006, proprio per essere a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che si rivolgono al nostro ufficio. E per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul posto di lavoro in un'ottica di genere, vi assicuro che noi siamo veramente molto attente. A questo punto vi vorrei anche dire, non so, adesso forse ne parlo con la giornalista, lo riferisco alla giornalista, se reputa opportuno che il caso che si è presentato al mio ufficio e che fa parte del vostro, la lavoratrice è una vostra, le lavoratrici sono delle vostre colleghe, lo presenti adesso oppure vuole che lo presenti in una seconda battuta? Ce lo presenta adesso, così la seconda battuta possiamo voi possiamo contattarlo. Allora, gentile consigliera, prima di tutto la signora si presenta e poi presenta il suo curriculum. Dal novembre 1998 sono dipendente della Banca Tardentale. Dal novembre 2007 svolgevo la mansione di gestore corporate junior. Voi sapete benissimo cosa vuol dire, ovvero responsabile di un portafoglio clienti imprese ubicate nella provincia di riferimento. Nel mio ufficio operavano, compreso me, 7 gestori, 2 donne e 5 uomini, 3 assistenti e un responsabile. Ho svolto tale mansione fino ai primi giorni di ottobre 2009, quando sono entrata in maternità. Rientrata dalla maternità, ho manifestato sia al mio responsabile di area che del centro imprese la volontà di continuare a svolgere lo stesso ruolo e la mia speranza di crescere professionalmente in quell'ambito, ma nell'impossibilità immediata di vedermi assegnato un nuovo portafoglio, ho supportato i colleghi del mio ufficio nello svolgimento della loro attività quotidiana. Finalmente, nel mese di marzo, mi hanno assegnato un nuovo portafoglio clienti di circa 100 aziende ubicate nella provincia di riferimento. In data luglio 2011, il gestore del personale, il responsabile di area e il responsabile del centro imprese hanno comunicato in sede congiunta sia a me che alla mia collega il trasferimento, non informandoci però della località di lavoro. Ho manifestato da subito la mia non condivisione di tale scelta. Ho richiesto le motivazioni. Il responsabile di area ha dichiarato che il piano di riarticolazione territoriale del nostro gruppo ha previsto, oltre la cessione di numero tot sportelli, anche il trasferimento di pertinenti figure professionali di area, e la scelta è caduta su di noi. In data luglio, finalmente mi è stata comunicata la filiale di destinazione, che sarebbe stata ceduta. Va bene. In data 28 luglio ricevevo lettera ufficiale di trasferimento. Successivamente venivo a conoscenza che sia nel mio caso che della collega, entrambi madri di figli di età inferiore ai 3 anni, una norma dell'accordo quadro sottoscritto dalla nostra banca e dalle principali sigle sindacali prevedeva il consenso a qualsiasi trasferimento. Abbiamo, io e la collega, portato a conoscenza di tale tutela il nostro responsabile, eccetera, eccetera, il quale,
in prima battuta ha cercato di dissuaderci e, davanti alla nostra fermezza, ci ha rimandato al giorno successivo dicendoci che ci sarebbe informato, che si sarebbe informato e che ci avrebbe fatto sapere. In data 29 luglio, in mancanza di risposta, ho inviato lettera raccomandata chiedendo non solo le motivazioni sottostanti la scelta del trasferimento, ma anche rivendicando la nullità di tale provvedimento in considerazione del mancato rispetto del sopra menzionato articolo 9. Agosto 2011, la banca mi ha inoltrato risposta rivendicando la legittimità del trasferimento in virtù 1. del piano di riarticolazione territoriale condiviso con le rappresentanze sindacali, 2. del mantenimento del ruolo di gestore corporate, 3. della limitata mobilità rispetto alla precedente sede di lavoro. Nessun riferimento, invece, al mancato rispetto dell'accordo quadro e del mio diritto di madre. Allora, per farla breve, le due le lavoratrici, no? Che sono queste sette persone che sono state trasferite, praticamente erano in maggioranza donne. Allora, questa signora non lavora più in una struttura direzione di area, non ha più poteri di delibera fidi, non ha la possibilità di crescere professionalmente nel medesimo ruolo di gestore e di conseguenza cosa ha fatto? Si è rivolta all'ufficio della consigliera di parità e l'avvertenza è in atto. Vi faccio solo presente che ho sentito le lavoratrici la scorsa settimana, entrambe sono in malattia in quanto, oltre ai problemi derivanti dalla conciliazione famiglia-lavoro, in quanti hanno tutte e due figli di età inferiore ai 3 anni, sono state, direi, proprio aggredite da, chiamiamolo, esaurimento, comprovato dal medico competente. Quindi mi sembra che il caso di queste due lavoratrici sia proprio in tema con il convegno e con l'incontro che stiamo facendo oggi, perché mi sembra anche importante non solo dire come siamo brave, quello che stiamo facendo, quello che vorremmo fare, ma anche prendere in esame le criticità che giornalmente ci si presentano nell'ambito della nostra attività lavorativa e professionale. Grazie. Grazie a Luisa Cortese che ha messo in evidenza un problema noto, un problema di discriminazione e un problema di, a volte, indisponibilità alla gestione soprattutto delle donne, soprattutto nel primo anno di rientro dalla maternità. Lo scorso anno 313 lavoratrici hanno dovuto lasciare il proprio impiego nel primo anno di vita del bambino e l'anno precedente più di 400 nella nostra provincia hanno lasciato l'impiego nel primo anno di vita del bambino. Quindi insomma, queste politiche di conciliazione hanno ancora molta strada davanti. Vorrei sentire Esther Balconi, coordinatrice Donne FIBA CISL della Lombardia, che cosa ci racconta della sua esperienza. Prima di tutto ringrazio tutti per avermi invitato a questa, che mi sembra un convegno estremamente interessante, perché appare chiaro dalle esperienze citate dalle persone che mi hanno preceduto quanto ci sia un po' di scollamento tra quello che le aziende bancarie e assicuratrici stanno anche mettendo in atto a favore delle donne e delle rappresentanti, delle lavoratrici presenti nelle loro aziende e quanto è poi la realtà. In effetti, come sindacato,
ci appare evidente una differenza tra quelle che sono le politiche decise dalle aziende al top management, che sono politiche dichiarate estremamente aperte, e le abbiamo sentite da Antonella Ghiorso, e io facendo parte di Unicredit, vi dico, e facendo parte anche della commissione di pari opportunità di gruppo, vi dico che queste politiche sono altamente seguite, dichiarate e volute dal top management. Ma non basta, perché poi ci si trova di fronte alla cultura del middle management, alla difficoltà di coniugare poi queste che rimangono un pochino delle idee astratte nei confronti poi della gestione della quotidianità. La gestione della quotidianità la conosciamo tutti, è quella di arrivare con le risorse che si ha a obiettivi che la mia azienda dice sfidanti, e sono sfidanti in tutti i sensi, cioè, e ovviamente siamo aziende, sono aziende, non sono delle associazioni, delle onlus, hanno quindi da portare avanti un obiettivo che è condiviso da tutti, che è quello di arrivare a un guadagno, ad apprendere delle risorse che poi danno vitalità all'azienda e quindi danno possibilità ai lavoratori di lavorare. Ma effettivamente certe volte per raggiungere questi obiettivi mal si riesce a tenere presente gli altri. Allora, emblematico è quello che ci ha detto la consigliera di parità. Se un'azienda deve cedere degli sportelli in quanto Banca d'Italia dice che la sua presenza nel territorio è oltre i limiti consentiti e quindi cede degli sportelli, guarda caso la maggioranza delle persone che vengono così trasferite in questi sportelli quasi sempre sono donne. Perché? Perché nella mentalità e comunque nel vissuto, nel pensiero di tutti, ancora la donna è un costo superiore a un uomo. Allora, la maternità, che con molto savoir-faire il rappresentante di UBI ha detto seconda fase in cui la donna forma una famiglia, non è mica vero, c'è la maternità lì in questa seconda fase, perché quando una donna si sposa nulla cambia nella sua vita lavorativa, cambia quando diventa madre. Allora, è la cultura stessa aziendale che è quella da in effetti prendere in esame. È inutile che noi continuiamo a dire la valenza delle donne e il valore delle donne, che il talento delle donne, che ben usato dalle aziende porterebbe a un 7% in più del PIL, se poi le aziende frenano tutto continuando ad avere una cultura dell'organizzazione del lavoro pensata a full time per un uomo. Allora, è la cultura dell'organizzazione del lavoro che deve cambiare e che deve rispondere a delle logiche diverse. Le logiche diverse sono: io ho un tot di risorse che mi danno un tot di talento, che come io posso mettere in condizione queste risorse per dare il meglio di se stesso, che mi ritornerà con un guadagno, una produttività superiore. Allora, questo le aziende dicono di pensarlo e di farlo, forse il top management lo pensa, ma nella realtà c'è una difficoltà estrema. L'organizzazione del lavoro, detta appunto da un gestore delle risorse, dice il part-time non si concilia
con l'organizzazione del lavoro. Ma quando mai? È l'organizzazione del lavoro che non si concilia col part-time. Allora, persone che hanno talento e che sono che potrebbero dare tantissimo all'azienda, non riescono a darlo perché poi l'azienda dà loro come possibilità di conciliazione solo il part-time. Nella mia azienda, in un'altra regione, stanno facendo una progettazione sulla flessibilità, in quanto in quella regione, per motivi storici, eccetera, eccetera, c'era un'eccedenza di part-time e un'eccedenza di domande ancora in giacenza di part-time. Allora, si è riusciti, con un lavoro della Commissione di Pari Opportunità in primis e poi dell'azienda, a vedere se la flessibilità avrebbe dato delle risposte a queste colleghe, essenzialmente colleghe, evitando il part-time. Bene, quasi la metà di queste persone non aveva bisogno del part-time, riusciva a dare risposte alle sue problematiche familiari attraverso una migliore flessibilità dell'orario di lavoro. Quindi è l'organizzazione del lavoro che deve, secondo me, avere in questo momento storico di crisi in cui tutte le risorse, tutti i talenti devono avere l'opportunità di dare il meglio di se stessi per arrivare a una produttività migliore e quindi stare meglio tutti, azienda e colleghi, deve avere una flessibilità e una differenziazione di risposte che diano la possibilità di una conciliazione vera. Giustamente il signore aveva detto che bisogna tener conto di varie fasi, che non sono solo delle donne, sono delle persone. Allora, è chiaro che ci sono dei bisogni che hanno delle risposte differenziate a seconda della vita, del nostro periodo di vita. È chiaro che quando abbiamo i bambini piccoli abbiamo determinate esigenze, è chiaro che quando abbiamo degli anziani abbiamo delle altre esigenze. Quindi una risposta univoca non risolve, lega, e allora ci troviamo poi a sentirci dire che il part-time non risponde e non dà. Allora, è questo il grosso problema, secondo una riflessione che abbiamo fatto come coordinamenti, cioè è il lavorare sull'organizzazione, sulla cultura dell'organizzazione del lavoro. È una cosa lunga, difficile, delle quali molto probabilmente anche le aziende non sono pronte. Unicredit stessa, che come diceva Antonella Ghiorso, ha fatto della diversity un punto molto focale della sua politica, su questo punto ci sono delle grosse difficoltà. L'ex amministratore delegato di Unicredit ha detto che entro 10 anni voleva che il top management fosse fatto dal 50% di donne e 50% di uomini. Da lì partì tutta una politica sulla diversity molto forte, molto dichiarata dall'azienda. Quindi noi abbiamo, e siccome sono dentro la commissione di pari opportunità di gruppo, so il lavoro che in 2 anni è stato fatto su questa cosa, e il risultato di questo grosso lavoro è stato di renderci conto che se non intacchiamo la cultura organizzativa delle aziende non riusciamo ad andare oltre. Quindi la conciliazione ha un aspetto che riguarda, secondo me, non solo la vita privata delle persone, ma l'organizzazione del lavoro e, in fin dei conti, la produttività che l'azienda vuole ottenere. Perché solo dando delle risposte alle persone, mettendole in grado di lavorare meglio, poi la produttività si alza.
E allora ecco lo stress, ecco che si incrocia il tema dello stress, perché le persone che non riescono, che si sentono divise, perché poi rendiamoci conto che i nostri colleghi sono sempre molto responsabili nei confronti del lavoro. Io ho colleghi che fanno i salti mortali perché vedono, sentono la loro faccia come la faccia dell'azienda nei confronti dei clienti, quindi hanno una grossa responsabilità, un senso di responsabilità, e si dividono a metà per riuscire a dare il meglio di se stessi sul lavoro e il meglio di se stessi nella vita familiare, colleghi e colleghe. E quindi questo provoca uno stress notevole, notevole. Se poi vi aggiungiamo che in tempo di crisi gli obiettivi sfidanti che le aziende danno sono sempre più irraggiungibili e che il middle management, forse anche pressato, dà input continui, stressanti sui colleghi, perché le pressioni commerciali sono la causa, la fonte principale di stress lavorativi incredibili in questo momento da parte dei nostri colleghi. Ormai i colleghi, molti colleghi e colleghe, affermano di avere bisogno degli ansiolitici per riuscire ad affrontare e a scrollarsi di dosso lo stress di queste pressioni continue da parte del middle management per raggiungere gli obiettivi. Obiettivi che non tengono conto spesso della situazione territoriale in cui si trova la persona, della tipologia della clientela che si trova davanti la persona. E quindi si cerca di dire che sia che tu ti trovi di fronte a una mela, una pera, una banana, tu devi dare sempre lo stesso tipo di risultato. Questo è stressante e porta nelle nostre aziende, nel nostro settore, un aumento di persone che hanno dei problemi di esaurimento nervosi e comunque di ansietà. Quindi io credo che i problemi sono tanti e sono che comunque si riallacciano sempre sul lavoro che dobbiamo fare, probabilmente anche insieme alle aziende, di un cambiamento culturale nell'organizzazione del lavoro, nella gestione delle risorse. Perché se vengono gestite, se si danno delle risposte e si dà una gestione delle risorse attenta, si crea un clima migliore e quindi una produttività migliore per l'azienda. Ultima cosa che volevo dire era che tutto questo influisce ovviamente sulla carriera delle donne, ovviamente, perché parliamo di conciliazione, ma dovremmo parlare anche di condivisione, perché tutti qui affermiamo ancora una volta che il peso di un lavoro di cura, di un lavoro nei confronti della famiglia è ancora un peso essenzialmente femminile. Quindi si parla di conciliazione, ma si dovrebbe ormai parlare di condivisione. Quindi questo porterebbe, insieme a risposte organizzative da parte aziendali, a una facilità per le donne di aumentare la loro responsabilità nel lavoro. Diceva giustamente Antonella Ghiorso, ma le donne non si propongono, ma le donne dicono ce la farò,
Ma Capperi, ci credo. Cioè, se una donna sa già che fa i salti mortali normalmente per riuscire a rispondere a tutte le richieste lavorative e familiari, poi gli dai un altro peso in più, un'altra responsabilità. E non è che noi siamo sempre solo su delle superwomen, fa chiaramente anche una bilancia e dice: che cosa mi porta questa nuova responsabilità nell'ambiente di lavoro? Cosa mi costa e qual è il vantaggio? Se il costo è troppo elevato per il vantaggio che mi dà, vabbè, insomma, dicono in un'altra regione, canisciune fess. Ecco, quindi bisogna riuscire a dare alle donne anche la possibilità di una reale scelta. E di una scelta che non gli comporti di pagare un prezzo così elevato che magari non vuole pagare, che magari giustamente non vuole pagare. Cioè, per una donna magari fare carriera vuol dire posticipare la propria maternità, perché con l'organizzazione del lavoro e la cultura aziendale che abbiamo è così. È così, ma perché? Chi l'ha detto? Ma non si rendono conto le aziende che quando una donna diventa madre incomincia ad ottenere delle capacità che prima non aveva? Risponde meglio al problem solving, perché quando ha un figlio ogni giorno, ogni minuto deve trovare una soluzione, tac, per un problema che quello ha, mal di pancia, di qui, di là, dove lo metto? Ha un senso di responsabilità che sale a mille. Cioè, tutto questo, la genitorialità, perché è vista positivamente in un uomo che si è sposato un figlio, è senz'altro una persona posata dalla quale avere fiducia e dargli delle responsabilità, e se è una donna invece no, quella lì e no, adesso incomincerà le assenze, incomincerà coi figli, incomincerà così, no, lasciamo perdere. Sono veramente delle barriere, quello che diceva giustamente prima Federica, quelle barriere, quel tetto di cristallo che noi non riusciamo a sfondare. Sono quei luoghi comuni, quei luoghi comuni che non riusciamo a scardinare, soprattutto dal middle management, da quelli che sono capi area, il middle management, che è quello, tra parentesi, do una lancia in loro difesa, che però è quello responsabile di dare gli obiettivi sfidanti, di concretizzarli. Quindi molto, secondo me, c'è da fare, perché al di là delle grandi enunciazioni che giustamente e per fortuna danno le aziende, il top management delle aziende, poi c'è questa incoerenza e questa difficoltà di riuscire a far sì che la cultura dell'organizzazione del lavoro cambi e dia risposte concrete e dia delle possibilità reali a tutti, non solo alle donne. Perché io ho scoperto che dando risposte ai problemi che le donne tirano fuori, si danno risposte a tutti, uomini e donne. Io penso che questo primo giro di tavolo abbia dato qualche risposta e abbia aggiunto qualche domanda che io vorrei sottoporre ai due esponenti del mondo bancario, quindi ad Antonello Saporiti e Antonella Ghiorso. Esther Balconi ci ha detto che le politiche aziendali del mondo bancario sono dichiaratamente aperte, volute dal top management a favore del ruolo femminile all'interno delle loro organizzazioni, ma poi di fatto succedono casi come quelle che ci ha raccontato la consigliera. Quindi tra il dire e il fare c'è di mezzo molto. Come stanno realmente le cose? È così difficile rendere l'organizzazione a favore del lavoro femminile
come si può dare una risposta concreta a questa dicotomia che si forma, cioè tra la volontà e l'effettiva organizzazione del lavoro? Ma sicuramente bisogna cambiare un po' l'organizzazione del lavoro, perché effettivamente come è organizzato in questo momento, non per tornare a mettere la piaga sul discorso del part-time, assolutamente no, però dobbiamo cambiare l'organizzazione del lavoro per rendere e sfruttare al massimo questo particolare tipo di contratto, quindi flessibilità, ma credo che i tempi ci vengono incontro, cioè il modo che ci sarà di fare banca nei prossimi anni probabilmente ci darà la possibilità di rivedere quell'organizzazione che in questo momento un po' ci penalizza per quanto riguarda il discorso che abbiamo appena fatto. Per quanto riguarda invece la situazione citata prima dalla consigliera, non so a che banca si riferisse chiaramente. È chiaro che siamo in un momento comunque difficile, non per citare il discorso della crisi economica e quant'altro, però ho citato all'inizio del mio intervento il piano di ristrutturazione che per esempio noi Popolare Bergamo, ma tante altre banche hanno dovuto affrontare. Noi in provincia di Varese, pur avendo circa 95-100 sportelli aperti, e non cito i CBU, i PBU, i corner, quindi come ripeto prima più di 1000 persone occupate, comunque abbiamo dovuto chiudere 25 sportelli e questa cosa qui chiaramente ha creato dei problemi a livello organizzativo. Sono 25 capi filiali in meno, 25 sostituti responsabili in meno, i ruoli commerciali sono stati tutti impiegati perché fortunatamente abbiamo chiuso gli sportelli ma non abbiamo perso la clientela, quindi per quanto riguarda la filiera commerciale non abbiamo avuto diminuzioni di posti di lavoro, però abbiamo cercato, vi assicuro, e credo che insomma qualcuno dei presenti che ci conosce, partecipa anche ai nostri tavoli sindacali ce lo può riconoscere, di rispettare tutti, uomini e donne indistintamente. Per cui ci sono ancora alcune figure che non si sono reimpossessate del ruolo che avevano esattamente un anno fa all'incirca, parliamo ormai di gennaio 2010, ma che però sono in posizioni pronte per poter alla prima occasione tornare a ricoprirlo. E quindi su questo assicuro la massima attenzione da parte del nostro istituto. Poi per quanto riguarda il discorso dello stress, effettivamente poi la mia collega che è direttoriale commerciale sicuramente che deve raggiungere gli obiettivi è più preparata di me su questo argomento, però colpisce indistintamente uomini e donne, su questo ve lo posso assicurare, non c'è una differenza sostanziale. Sì, lei giustamente, io le dico l'esperienza per quanto riguarda la mia attività di gestore, certo è una situazione diversa, lo ammetto, l'abbiamo detto più volte, la cultura generale del nostro paese rende più difficile il ruolo appunto della donna che oltre magari allo stress sul lavoro correlato ha veramente sulle spalle la difficoltà di mandare avanti una famiglia rispetto agli uomini. Però in molti casi, ripeto, da noi non c'è nessuna preclusione, molte volte sono le donne stesse che ci chiedono magari di fare un passo indietro, cosa che a noi crea anche chiaramente dispiacere perché vediamo la professionalità, vediamo la preparazione e quindi, ripeto, faremo di tutto per nel prosieguo degli anni con la modifica di quello che sarà il modo di fare banca, di cercare tutte le soluzioni possibili. A tale proposito, anche noi ci siamo mossi con dei corsi di diversity management, li abbiamo tenuti aperti proprio a tutte le donne che hanno voluto partecipare e tra l'altro i feedback che poi tornano indietro ovviamente non vanno persi, li cerchiamo di valorizzare anche all'interno del mio stesso ufficio risorse umane. Ci sono in particolar modo due colleghe che coordinano molto bene questa attività e a questi corsi di diversity management prossimamente parteciperanno anche i nostri vertici aziendali che chiaramente sono convinti della potenzialità
delle donne appunto nel mondo del lavoro e parteciperanno a questi corsi per avere degli spunti in più per poter migliorare. Un paio di cose su quello che ha detto Esther. È verissimo che il top management fa la politica dell'azienda e poi va scaricata a terra, però e la scaricano a terra ovviamente i middle management, i direttori di agenzia, insomma via via tutti quelli che stanno sotto. Quindi se c'è un problema, e c'è, sta veramente nel middle management, uomo o donna che esso sia, nel senso che in realtà c'è anche inconsapevolmente un pregiudizio. Da questo punto di vista Unicredit ha fatto una giornata di corso dedicato al middle management, tenuto peraltro da personale esterno, da personale preparato su queste tematiche, che ha messo in evidenza come statisticamente, quando si facciano anche delle operazioni di selezione del personale, se io ho due curriculum davanti e non so il sesso, la valutazione di un certo tipo, nel momento in cui è chiaro qual è il sesso, la valutazione è diversa. Questo non per discriminazione voluta, ma perché esiste un pregiudizio. Non è detto che il pregiudizio non ce l'abbia anche una donna, non è garantito che se è una donna scegliere il pregiudizio non ci sia, nel senso che comunque siamo uomini e donne di questo paese. Questo paese è un paese con dei forti pregiudizi e quindi verosimilmente c'è in noi un po' nel retropensiero la consapevolezza che una donna può dare di meno, perché magari sta a casa qualche giorno in più, perché il figlio si ammala, perché può essere meno presente, perché dà meno garanzie di esserci quando serve. Su questo secondo me bisogna lavorare molto, proprio con, secondo me, corsi come questi, che io, è stata una giornata per me interessantissima e credetemi, io anche per un mio vissuto, ho lavorato per 6 anni con gli immigrati, quindi credo di essere molto attenta alla diversity e crederci tantissimo che la diversità è un valore. Ciò nonostante mi sono resa conto come parlandone proprio con personale così preparato, non ti accorgi proprio di avere una forma mentis purtroppo distorta, e su questo bisogna lavorare tantissimo. Lo stress, nel mio stress, non interessa a nessuno, nel senso che è evidente che anch'io sono stressata, come mi verrebbe da dire, francamente, si è anche molto più stressati in Lombardia che non in Sicilia, nel senso che poi viviamo anche in un contesto sociale, economico, che certamente, a volte io dico, mi sembra di essere sulla giostra e non riesco a scendere, no? Queste sono situazioni in cui mi trovo. Però è anche vero che quando vado in altre parti d'Italia dico, ah, come vivono bene qua, no? Quindi lo stress c'è e anche da questo punto di vista si incomincia a parlarne. In Unicredit stanno mappando, no, le cause di stress da lavoro, lo stanno facendo con la collaborazione dell'Università di Pavia e di Bologna, quindi il fatto che venga utilizzato comunque sempre partner esterni è una cosa molto positiva. Sono già incominciati dei corsi che hanno interessato prima i capi, adesso stanno interessando anche i colleghi. Intanto per incominciare a parlarne, nel senso che la cosa positiva è tenere alta l'attenzione sul fatto che c'è lo stress, che comunque il lavoro comporta stress, anche perché esiste una vita a casa, perché è chiaro che se uno vivesse in azienda il problema non ci sarebbe, però in realtà quando si esce da casa si incomincia il lavoro. Io poi in alcuni casi arrivo in ufficio e dico mi sembra di avere già lavorato, perché faccio 42 km andare e 42 km a tornare e spesso ci impiego 1 ora e mezza. Questa non è mica colpa dell'azienda, è colpa che da Salone e Varese a volte ci vuole 1 ora e mezza, però è che quando arrivi al lavoro dici ho già lavorato 1 ora e mezza, invece non è così, per cui insomma certo c'è un contesto che non ci aiuta e non c'è una soluzione immediata, ed è verissimo quello che dici tu, e ovviamente è verissimo quello che dice il collega, che il contesto attuale è un contesto per il sistema bancario estremamente difficile e che non possiamo non dimenticare comunque che il lavoro che noi abbiamo, che comunque è un lavoro a tempo indeterminato ed è sicuro, e che il 27 fino adesso è ancora una certezza, è un valore, e questo non lo dobbiamo dimenticare mai, e non lo devono dimenticare nemmeno i colleghi, che si deve tornare ad apprezzare il fatto di lavorare a tempo indeterminato, perché non è così scontato, perché ci sono persone che questa fortuna non ce l'hanno, e quindi anche questo credo che non debba essere dimenticato. Io affronterei il tema delle quote rosa, insomma, la difficoltà di mettere le donne ai vertici, quindi è evidente che le donne sono ancora molto poche, nonostante ci siano molti studi che dimostrano che le organizzazioni dove le donne al vertice sono rappresentate paritariamente ai colleghi uomini hanno dei risultati eccellenti, quindi superiori a quelli medi. Il tema delle quote rosa però, così come si propone, come deve essere interpretato? Le donne devono essere messe ai vertici per legge o per merito? Le donne messe ai vertici per legge non sono
forse più una sconfitta che non una vittoria, nel senso la donna è brava tanto quanto l'uomo. Magari chiederei ad Esther Balconi come devono essere vissute queste quote rosa, come un punto di partenza per metterle al vertice e di lì in poi se la caveranno da sole, o è una sconfitta? Bella domanda. Allora, come donne del sindacato, questa è stata una delle tematiche più di confronto più acceso tra di noi, nel senso che a nessuna, ma proprio a nessuna, piacciono le quote rosa. Però, ecco, come dice Antonella, però è stato finora, spero in futuro che qualcosa cambi, ma finora è l'unico mezzo affinché le donne riescano ad entrare in determinati luoghi. Vediamo l'ultima legge, quella che impone una certa presenza femminile nei consigli d'amministrazione delle grandi aziende. C'è voluta una legge. E non è che le donne non ci fossero, perché appena la legge è passata, e adesso quest'anno è obbligatorio averle, le donne si sono trovate, le hanno inserite, c'è stata addirittura un'associazione che ha aiutato questo percorso, proponendo delle candidate alle aziende, si sono trovate. Allora, non era un problema che, come ci dicevano, le donne non ci sono le persone, le donne non ci sono mai. Quando noi diciamo, ma come mai non ci sono donne che fanno dirigenti, non ci sono le donne, non le ho, non le trovo. Poi arriva una legge, le donne si trovano. Allora, questo è purtroppo un pregiudizio, è un vissuto comune per il quale assolutamente io trovo che lo strumento delle quote ancora serve. Serve in azienda e forse anche nel sindacato, e serve perché le donne hanno un difficile rapporto col potere anche. Non abbiamo l'immaginario del potere che ha l'uomo e che è l'immaginario comune, per cui abbiamo anche questa difficoltà da superare. Spesso noi ci troviamo meglio a lavorare in team, siamo perfette in questo, la gestione da zarina è tipica di alcune, ma non della maggioranza. Il coinvolgimento degli altri ci è normale e non è nell'immaginario del leader. Il leader non è quello che nell'immaginario che abbiamo, il leader non è quello che coinvolge. Il leader è alla Mussolini. Lo dobbiamo dire. Lo dobbiamo accettare, e su quel tipo di gestione di rapporto con il potere e con l'essere leader noi non ci siamo, per cui abbiamo anche questa piccola difficoltà, ecco. Però le donne ci sono, e come ci sono donne preparatissime, donne in gamba, donne che forse magari, come dice Antonella, non alzano la mano, perché non abbiamo anche qui l'immaginario comune, non è della donna che usa il proprio cervello e dice ce l'ho, ci sono, sono qui. Nell'immaginario comune c'è la donna velina. Ragazzi, dobbiamo dircelo, nell'immaginario comune c'è quella, la donna bella. Devo dire che, lo so, è tremendo dirlo, è uno squarcio per me dirlo, ma anche purtroppo vedo
che la cultura che sta avanzando anche tramite i media non è quella che vorremmo, non è quella che vorremmo. E devo dire che mi ha aperto la comprensione di tutto questo a leggere un libro scritto da un'araba, devo dire, la quale dice: gli uomini occidentali hanno relegato le donne nel corpo perché avevano una paura sacrosanta del loro cervello. Gli uomini arabi le hanno messe nell'harem per lo stesso identico problema. Quindi questo dobbiamo rendercene conto e dobbiamo lavorarci, ed è credo che le quote rosa adesso come adesso, proprio perché dobbiamo affrontare dei problemi che sono culturali e che, come dice Antonella, sono talmente radicati nella cultura normale di tutti che non ci accorgiamo neanche che esistono, e quindi bisogna effettivamente andare passetto per passetto. Non possiamo ottenere tutto subito e cambiare immediatamente, per cui io credo che le quote rosa siano, come si suol dire, il migliore dei mali. Sentirei anche Federica Tosi sullo stesso tema. Sì, volevo dire a Esther anche che, insomma, da una recente ricerca Istat è uscito uno scenario un po' particolare. Linda Laura Sabatini ha pubblicato questa ricerca sulla partecipazione del lavoro femminile all'interno del sistema bancario. Già si è posto un problema che mi ha fatto sorridere, mi ha fatto un quesito: se Lehman Brothers fosse stato Lehman Sisters, forse certe crisi non sarebbero successe, perché le donne sono più responsabili, più serie, più scrupolose, meno aggressive, per cui forse certe situazioni di crisi del sistema non si sarebbero raggiunte se ci fossero state più donne ai vertici di determinate società finanziarie. E poi vede le quote rosa non tanto come un favorire l'inserimento forzato delle donne nel mondo bancario assicurativo, ma al contrario, dice: c'è l'urgenza di istituire e attuare meccanismi di limitazione della presenza maschile. Per cui vediamo le quote rosa non come una forzatura dell'ingresso di donne, ma una forzatura all'uscita degli uomini. Cioè, giriamo la città. Dici così ancora peggio. Però di fatto, dagli studi Istat emerge questo: che forse meno uomini al potere e più donne avrebbero limitato determinate crisi e porterebbero a uno sviluppo più sano. Questo è quello che penso anch'io. Io direi che non tutte le donne, l'obiettivo di tutte le donne è far carriera. Alcune interessa semplicemente lavorare e gestire la propria famiglia, quindi avere un posto di lavoro, contribuire al bilancio familiare e gestire i propri figli. In questo momento però sembra che, a parte flessibilità part-time e un progetto pilota di telelavoro in Unicredit, gli strumenti siano ancora pochi, appunto flessibilità e part-time. Io vorrei chiedere alla consigliera Luisa Cortese quali altri strumenti possono essere messi in campo e che cosa in concreto si può fare per favorire tutte queste donne che semplicemente vogliono lavorare. Ma guardi, non è che flessibilità e part-time siano poi tanto in campo, perché le assicuro che per far concedere un part-time a una lavoratrice da parte di un'azienda, sia pubblica che privata, bisogna veramente sudare sette camicie. Quindi sia il part-time che la flessibilità ci sono, ma ci sono sulla carta. Io sto seguendo molto attentamente, giorno per giorno, ora per ora, la riforma del mercato del lavoro della ministra Fornero, perché vorrei proprio che il part-time fosse novellato come un diritto e fosse quasi un obbligo per le aziende pubbliche e private concedere il part-time alle lavoratrici. Mi permetto di abbinare il concetto part-time al concetto quote rosa, cioè se non c'è una legge
come non riusciamo ad ottenere una rappresentanza femminile in politica, così non riusciamo ad ottenere il part-time per le lavoratrici, con tutte le criticità che ne derivano, perché voi mi insegnate che il part-time è anche un deterrente per la progressione di carriera per una lavoratrice, perché come nel settore pubblico non si possono una lavoratrice che ha il part-time difficilmente partecipa e diventa un quadro o un dirigente, così nel settore privato. Però perlomeno fino ai 3 anni di vita del bambino, se vogliamo favorire la conciliazione, ci deve essere una legge che obblighi le aziende a concedere un part-time. Magari la legge deve essere suffragata e appoggiata da sgravi contributivi part-time per le donne, ma anche per i padri, così come c'è il congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di vita del bambino per le mamme e per i padri. Però, cari signori e signore, non so se voi siete a conoscenza del dato, solo l'ultimo dato, il 6,6% dei padri usufruisce del congedo parentale. Esatto, quindi il part-time deve essere appoggiato da misure che favoriscano la conciliazione, e quindi mi auguro che in questa nuova riforma del mercato del lavoro sia presa in considerazione proprio anche questa fase per la conciliazione famiglia-lavoro, altrimenti se non c'è una legge che supporta le donne non ne veniamo più a capo. Ci troveremo qui ancora l'anno prossimo e parleremo ancora degli stessi temi e delle stesse problematiche, però bisogna portare ed avere delle soluzioni, basta parlare. Gli stimoli sono stati tanti della nostra tavola rotonda, vogliamo sentire quindi la sua opinione su quanto è emerso, insomma sulle difficoltà veramente di conciliazione del ruolo della donna all'interno della propria attività lavorativa e il contesto familiare, e quindi la sua esperienza in questo tema. Intanto grazie dell'invito, visto che appunto in realtà io rappresento la CISL nazionale, quindi non di categoria ma trasversale, visto che sono la responsabile di salute e sicurezza. E una prima annotazione volevo farla relativamente alla positività di aver fatto, diciamo, questa iniziativa non l'8 marzo. Credo che sia un segno molto, molto forte, molto importante, perché poi alla fine si rischia molto spesso di parlare di certi temi che sono sì in ottica femminile, ma in ottica, diciamo in questo caso, di genere, della valorizzazione di genere, però nell'8 marzo, cioè quindi in realtà mettendoli in attenzione ma relegandoli drammaticamente a quel giorno e a solo quel giorno. Quindi secondo me la scelta di individuarla nell'8 marzo, ecco, la giornata giusta per parlare di questi temi, è un segnale importante. Stamattina di stimoli ne sono nati tanti, ma credo che in realtà sia importante, appunto, al di là del fatto che un convegno richiama questo e richiama dover fare necessariamente in breve tempo una panoramica, però al contempo occorre necessariamente, proprio per essere efficaci in questo senso e proprio per poter individuare degli interventi concreti, andare a focalizzare, diciamo, le tematiche, ma ognuna nel suo ambito nel quale poi necessariamente occorre intervenire. Mi spiego, stamattina si individuavano, però io individuerei proprio quattro aree di ambito di intervento, di azione, cioè quindi un conto è affrontarlo sul piano della politica territoriale, e adesso poi spenderò alcune parole, quindi le politiche territoriali, l'ambito della cultura, che è anche un concetto, seppur trasversale, ma è importante attenzionarlo come ambito di intervento, come dicevo, altro ambito è la normativa e l'altro ambito è la contrattazione. Il
in questo caso il sindacato sempre di più negli anni si è mosso come attore sociale, quindi non è più un soggetto solo che in realtà sta dentro le problematiche del lavoro come ambiente chiuso, quindi come azienda chiusa, ma la cosa importante è vedere veramente il sindacato come attore sociale e che quindi deve dialogare col territorio, deve necessariamente fare una promozione anche a livello culturale. Quindi questo è un aspetto prioritario e vorrei partire un attimo da una considerazione di premessa, ma che non vuole essere una premessa. C'è tanto ancora da fare, è stato detto, è vero, ma non ci dimentichiamo che di per sé, e qui il film ce lo richiama in questi giorni, solo 100 anni fa, medicina del lavoro, 100 anni fa i medici del lavoro sostenevano, ci sono degli atti interessanti in questo senso, che dato che a quei tempi le lavoratrici erano molto molto spesso soggette a problemi di isteria grave e il grosso erano quelle che lavoravano nel tessile e le lavoratrici del tessile lavoravano dalle 12 ore alle 13 ore al giorno in capannoni assolutamente adeguati con una, diciamo, cattiva alimentazione al buio e avevano problemi di isteria e la medicina del lavoro solo 100 anni fa, quindi non la preistoria, scrive, è interessante che scrive, dice i problemi di isteria sono perché le donne hanno le macchine da cucire, danno sfregato le gambe in continuo e quindi hanno pulsioni sessuali continue e quindi diventano pazze. 100 anni fa abbiamo questi dati. Allora, in realtà questo non vuol dire del dobbiamo essere felici di dove siamo, però al contempo occorre necessariamente anche tracciare un percorso e dire si sta camminando, cioè nel senso segnali sono importanti, di per sé appunto è stata creata questa cattedra di farmacologia di genere e medicina di genere, che quindi ci fanno anche vedere come l'attenzione alle differenze e alle diversità, poi sarebbe da discutere su questi due termini, sempre di più si stanno crescendo. Non ci dimentichiamo che ancora oggi all'INAIL i dati degli infortuni e delle malattie professionali si fa fatica ad avere i dati al maschile e al femminile, quindi c'è nel senso che c'è veramente ancora tanto da fare, ma al contempo il cammino è stato fatto. Guardate che sugli infortuni sul lavoro solo 30 anni fa, negli anni 70, quindi anche qui, insomma, neanche tanto lontani, erano 3.500 gli infortuni mortali sul lavoro. Quest'anno, in questi anni, sono diminuiti di un terzo, al di là che è sempre veramente drammatico. Lo stesso le malattie professionali sono cambiate negli anni, però le malattie professionali c'è un elemento che bisogna tener conto che stanno sì aumentando, ma l'aumento anche delle malattie professionali deve essere letto anche in positivo, mi sembrerà strano quello che sto dicendo, però positivo nel senso che c'è una ricomprensione e una individuazione delle malattie sempre più alta, quindi di per sé il fatto che stanno crescendo è perché stanno crescendo anche le denunce, quindi aumenta la infoformazione delle lavoratrici e dei lavoratori nel denunciare, quindi nel potersi vedere riconosciuto la propria malattia professionale. Quindi c'è un percorso che però, ecco, che arrivò alle quattro aree evidenziate, occorre aggredire il tema, occorre in realtà lavorare su questo, però veramente raffinando il tipo di intervento. Allora parlo dalle politiche. È vero che in realtà la conciliazione tempi di vita tempi di lavoro fa parte anche della contrattazione, è giusto che sia anche nell'azienda, però è importante che, in questo caso dico il sindacato, ma poi tutti a diverso titolo, lavorino sulle politiche anche territoriali, si lavori in realtà sulle politiche proprio di conciliazione tempi di vita tempi di lavoro, ma in funzione anche di quello che il territorio, quindi le istituzioni, devono, non possono, ma devono fare. E quindi in realtà il fatto che, si diceva giustamente, una donna avendo i figli, ma non è solo un problema dell'azienda, non è solo un problema, diciamo, sindacale stretto all'ambito lavorativo, ma necessariamente se io ho strutture sul territorio, se io in realtà ho un sistema di welfare adeguato, e chiaramente viene incontro a quello che poi certo nel mondo del lavoro è da affrontare, però è importante, cioè lo vediamo nell'esperienza dei paesi del nord Europa che vengono sempre presi come riferimento e in realtà le donne riescono a lavorare pur avendo tanti figli, perché poi alla fine veramente un numero di figli spesso piuttosto alto per i nostri numeri, ma non sono solo favorite sul piano del lavoro con politiche aziendali, ma molto il territorio aiuta. Cioè nel senso che c'è in realtà dall'asilo, dall'assistenza, dalla possibilità non a pagamento, non a costo necessariamente che grava sulla famiglia, quindi c'è in realtà il fatto che io possa andare a prendere il bambino alle 7 di sera e non devo coprire invece il fatto che ne so, la scuola materna me lo lascio fuori alle 5 e devo pagare 3 ore di babysitter che mi va lo stipendio.
Quindi è importante intanto cominciare a lavorare in questo senso in un rapporto forte con il territorio e le politiche territoriali, visto che sempre di più l'autonomia territoriale dà anche questi spazi. Altro elemento che vorrei in realtà richiamare è il fatto che le aziende, adesso c'è tutto questo rapporto anche con il discorso del mobility manager, del trasporto, perché va fatto l'esempio del trasporto. Anche il trasporto può aiutare di riflesso queste tematiche che stiamo dicendo, cioè nel senso che se io ho una facilità a poter arrivare al lavoro in tempi utili senza avere, diciamo, l'aggravio dello stress, chiamiamolo in questo caso dello stress, mi aiuta tantissimo e quindi arrivo in azienda a dover affrontare altre tematiche, ma quelle le ho gestite su un tavolo che può essere quello necessariamente del trasporto pubblico, delle possibilità. Quindi primo elemento è il fatto di andare a vedere quali sono i centri su cui si può individuare gli elementi. Passo al tema un attimo della cultura. La cultura è qualcosa di molto complesso in questo senso, perché drammaticamente è radicato, ne parlavamo prima nella pausa, ma è radicato anche nelle donne, perché stiamo attenti a questo fatto, cioè nel senso è vero, è positivo i dati che sono stati detti ed è vero, però se fosse in assoluto il fatto che quando c'è una donna al vertice le politiche sono diverse nei riguardi del femminile, si dovrebbero già vedere dei segnali forti. In questo senso colgo le battute di questa mattina, battute nel senso di queste, delle sottolineature, ci sono stati parecchi, diciamo, nel CDA donne della RAI, e queste non veline non le ho viste. Allora, questo lo prendo come spunto, che poi, insomma, nel senso, però è importante, cioè nel senso oggi c'è la dottoressa Lea, c'è stata la Lucia Annunziata, quindi in realtà ci sono state donne a vertice, e tutto questo è ministri, ministre, come volete, se ne sono viste tante, ma tutto questo cambiamento non c'è stato, e quindi ecco che necessariamente occorre anche sul piano della cultura fare un lavoro forte, anche da madri se volete, cioè nel senso che di per sé è importante, seppur non si può neanche snaturare quello che è poi una giusta diciamo così collegamento tra le tematiche e i generi, perché ancora oggi se si prende un qualsiasi bambino nell'età più, diciamo, prima, quindi dall'1 ai 3 anni, ci sono studi che dicono che se deve disegnare non la sua famiglia, ma la famiglia, mette la mamma in casa, mette la mamma che accudisce i bambini e mette il papà che va al lavoro. Quindi, ecco, già questo aspetto, poi bisognerebbe discutere se è il caso di sradicarlo completamente o di educarlo, perché poi alla fine è importante, secondo me, in realtà invece che snaturare questo aspetto, che poi è anche giusto che sia così, ma educarlo, cioè nel senso del, ok, la mamma sta a casa, accudisce i bambini, ma nel senso più bello, ma lavora anche, quindi ecco, non è il concetto della mamma diventato altro, sono tutte e due asessuati, nel senso che tutte e due figure in casa, no, ognuna ha delle figure, tipicità proprie del suo genere, ma al contempo non questo porta a dei limiti nell'ambito lavorativo, quindi anche questo aspetto è importante di veramente fare cultura, ma cultura che non voglia dire snaturare, perché veramente molte donne, lo vediamo ancora, molte donne se fanno carriera acquisiscono modelli che noi oggi chiamiamo maschili, nel senso più, diciamo, bieco, però questo vuol dire in realtà che c'è necessariamente da capire qual è il ruolo della, diciamo, del vergine, qual è il ruolo di una figura che comunque apicale al di là della sua appartenenza di genere e che deve essere necessariamente un modello adeguato. E qui torno, qui arrivo al discorso anche nell'ambito del contrattuale ma normativo. Necessariamente bisogna puntare all'adeguatezza del ruolo del lavoro, all'adeguatezza del posto di lavoro, alla centralità della persona, non della donna o dell'uomo, perché veramente più si spinge verso un'attenzione a una tipicità, in questo caso più si ghettizza quella tipicità, cioè nel senso che più si fanno politiche dedicate, e questo non vuol dire negare le pari opportunità e le quote rosa come veicolo per, però è importante veramente puntare alla centralità del posto di lavoro, alla centralità della persona del posto di lavoro in tutti i sensi. E questo lo leggo al fatto del, c'è una sentenza che è uscita da pochissimo, che seppur forte nelle sue espressioni, a me mi ha colpito molto e piace molto, perché in realtà dice
il lavoratore, lavoratrice, in questo caso nel senso di figura, non ha diritto alla felicità, ma ha diritto all'adeguatezza del posto di lavoro. È una frase molto forte in questa sentenza, ma è importantissima. Cioè nel senso del io al datore di lavoro come figura di riferimento non posso e non devo chiedere la felicità. Non mi può garantire necessariamente la felicità. Mi deve però garantire l'adeguatezza del posto di lavoro per quello che è il fatto del quello che io rappresento in quell'ambiente di lavoro. Quindi quella soggetto, che sia esso uomo, donna, che sia esso giovane, che sia esso over 50, che sia esso in realtà con disabilità, con anche aspirazioni, vediamola sempre anche in positivo, anche aspirazioni, è giusto che venga in realtà collegato una politica aziendale, una politica del lavoro, ma che sia in questo senso mirata all'adeguatezza. E qui mi collego al discorso anche della normativa. E della differenza tra il concetto di stress e stress lavoro correlato. Attenzione a fare una fusione e confusione. Il concetto di stress è stato detto ormai in maniera molto chiara. Il concetto di stress è qualcosa che attiene all'individualità, al soggetto, che quindi è chiaro che io mi posso portare da casa, posso uscire dal lavoro e torno da casa, è difficile poter fare una separazione tra quello che io porto da fuori e l'ambiente. Quindi non è neanche giusto, anche perché poi si parla di normative che hanno una ripercussione di natura sanzionatoria penale. Quindi bisogna stare anche attenti, lo parlo dall'atto sindacale, però bisogna stare anche attenti a non chiaramente far sì che il datore di lavoro copra o comunque sia chiamato a rispondere di qualcosa che non riesce neanche a poter gestire, non deve gestire la mia vita e i miei stress. Ma la cosa importante è quello che è cambiato sulla normativa dello stress lavoro correlato, e qui su questo aspetto anche dal lato sindacale stiamo ancora concedendo troppo, me lo dico e lo dico. Nel senso del, abbiamo fatto molta fatica sul piano delle tavole nazionali normativa a inserire quest'obbligo, lo dico in maniera forte, della valutazione dello stress lavoro correlato, cogliendo e raccogliendo e in realtà inserendo tutte quelle che erano state le attenzioni sul tavolo europeo. Sul tavolo europeo abbiamo lavorato 9 mesi e lì è stato veramente messo in evidenza che non si parla di problematica dell'individuo, di stress dell'individuo, ma si parla di organizzazione del lavoro, ma declinato in maniera puntuale. Ritmi di lavoro, carichi di lavoro, chiarezza di ruolo, cioè sono tutti elementi fondamentali, ma non devono, e la fortuna oggi è il tavolo che si apre, è quello del non sono più ancorate a quello che era in questi anni il clima aziendale, quelle che erano le politiche, che valide ma sempre volontarie, anche la responsabilità sociale delle imprese attiene a un percorso di volontarietà dell'azienda che quindi se intende fare. Ma oggi questo è un obbligo che però deve essere un'opportunità forte di ripensare, di che l'azienda guardi a se stessa e che l'azienda guardi i colli di bottiglia della sua organizzazione del lavoro. Allora, in questo senso è importante che sul piano sindacale non si faccia sì che questo venga a essere un ulteriore adempimento che una volta svolto si mette da parte, anche questo è fatto, ma deve essere veramente l'occasione dal piano sindacale, dal piano dell'azienda, di guardarsi all'organizzazione, di vedere quali sono i problemi e quali sono in realtà gli interventi da fare. Ecco, su questo c'è ancora tanto da fare e occorre farlo, perché poi al di là del fatto che gli organi di vigilanza potrebbero, possono girare e verificare in questo senso, ma si è un pochino troppo lasciato a che le aziende assolvessero al loro. Cioè nel senso che ha una visione un pochino ristretta, e anche quelle che hanno fatto un grande lavoro non è stato collegato a degli impegni di modifica dell'organizzazione del lavoro, è stato un po' collegato al fatto del ok, facciamo la fotografia dell'esistente, proiettiamo anche le torte con le percentuali e poi diciamo Dio mio quanto abbiamo da fare, quanto dovremmo fare. In realtà la normativa è molto più puntuale, la normativa dice chiaro, cioè nel senso del devi ripercorrere la stessa tempistica e le stesse modalità della valutazione dei rischi. Cioè per la prima volta il decreto 81 all'articolo 15 dice l'organizzazione del lavoro inadeguata è fattore potenziale di rischio al pari del rischio chimico, fisico e biologico. Dice una cosa forte, importante, e su questo lo stesso il fatto di aver ancorato lo stress lavoro correlato all'articolo 28, scusate se cito gli articoli ma è importante,
del dire è inserita nel documento di valutazione dei rischi. Quindi non è un articolo ad hoc, non è un articolo a parte. Dice è lì dentro, tu la devi fare con queste tempistiche, con questa consultazione delle figure. E quindi anche in questo caso una valutazione dello stress lavoro correlato che non ha visto il coinvolgimento dell'RLS a tutto tondo, che in realtà non c'è stata la scelta degli indicatori, l'individuazione dei gruppi omogenei in azienda, è una valutazione dei rischi dello stress lavoro correlato che no, ad oggi non è assolutamente accettata sul piano normativo, se si vuole sarebbe oggetto anche di sanzione. Però in questo senso è importante quindi che si colga realmente quello che si è fatto e quello che ad oggi c'è la possibilità di fare. E su questo mi collego anche al fatto delle donne che si propongono o non si propongono. In parte è vero, noi lo stiamo riscontrando nell'ambito ad esempio della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Noi stiamo soffrendo del fatto che pochissime donne si lanciano, pochissime donne si candidano, se volete, si offrono, si mettono a disposizione di fare questa figura dell'RLS. Nell'ambito dell'azione sindacale di più, nell'ambito dell'RLS meno. E qui ecco, anche in questo caso ci sarebbe veramente molto spazio, ci sarebbe veramente grandi opportunità per il fatto di richiamare all'attenzione delle politiche sindacali anche in ottica di genere, perché anche nel sindacato, guardiamoci in faccia, cioè nel senso anche nel sindacato abbiamo da scontare tanto, e il fatto che le politiche contrattuali, che la contrattazione in realtà aziendale venga fatta ancora da, consentitemi, uomini, in parte si risente, in parte ecco, c'è questa ancora lontananza dal tener conto delle tematiche. Quindi anche in questo caso sarebbe importante che le donne cominciassero a... Noi abbiamo fatto proprio una campagna come CISL nazionale del candidati, diventa RLS tu donna. Perché? Perché è importante, perché in realtà anche qui in molti settori, specialmente bancario, ma anche in altri settori, abbiamo tantissime donne che lavorano e poi l'RLS è un uomo e poi in realtà il sindacato, il rappresentante sindacale è un uomo. Quindi anche in questo aspetto è importante cominciare veramente a leggerlo in maniera diversa, perché anche qui ecco, si fonde insieme cultura e azienda, perché si pensa ancora che la salute e sicurezza sia una cosa da uomo, da maschi, nel senso del rischio chimico, fisico, biologico, e quindi devi essere un tecnico. A parte che ci sono donne che hanno delle lauree tecniche o comunque degli studi tecnici assolutamente adeguati, ma bisogna sfatare questo aspetto. La salute e sicurezza è organizzazione del lavoro, la salute e sicurezza è in realtà cogliere le problematiche all'esterno del lavoratore e portarle sui tavoli. Quindi di per sé la donna assolutamente è in grado e non c'è bisogno di avere delle competenze tecniche, meccaniche, specifiche, ma occorre avere veramente chiaro che cosa si vuol fare e quali sono gli obiettivi. Quindi anche in questo senso è importante poter agire sulle leve che si hanno. E qui dico un aspetto che attiene a tutti questi elementi, e cioè aumentare la infoformazione. Veramente occorre tanto da fare sulla infoformazione, con il tavolo nazionale, sia dell'organizzazione sindacale, sia della consigliera di parità nazionale. In questo senso stiamo preparando un pieghevole sull'informazione ad esempio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori per quanto sono affetti da patologie oncologiche sul lavoro. Cioè quali sono i tuoi diritti, cosa puoi in realtà chiedere nell'ambito dell'orario di lavoro, nell'ambito in realtà... E si è accorti, perché facciamo questo? Perché ci si è accorti che non c'è informazione. Non c'è veramente... Molte donne in terapia prendono giorni di ferie per fare in realtà, per sottoporsi in realtà alle terapie che gli ha richiesto purtroppo dalla malattia. Proprio perché non sanno che molti contratti, ma anche la normativa, riconosce la possibilità di. E altri aspetti, al di là del fatto della conciliazione, che si dà ormai per scontato, la conciliazione nel periodo di gravidanza, maternità, non è conosciuta così tanto dalle donne, ma ancor più dagli uomini in questo senso. Quindi anche in questo caso molta infoformazione occorre fare, molta crescita anche di sapere i miei diritti e poi l'esercito. Però se non li so i miei diritti, esercito male poi quello che è possibile fare. E su questo, su salute e sicurezza, lo stiamo ancora scontando tanto, insomma. Adesso è uscita il nuovo accordo sulla formazione. È un accordo importante, che anche qui anche il mondo sindacale, il mondo aziendale sta agendo, ma sta agendo ancora, diciamo così, con una reazione non adeguata invece alla partita che si gioca.
Da ora con l'accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza è previsto che vada l'informazione tutti i soggetti in azienda, lavoratori, ma la cosa importante è la figura dei preposti, quindi in realtà i quadri, quello che veniva detto, e i dirigenti. Cioè per la prima volta è scritto chiaro che tutti i dirigenti dovranno andare in formazione in materia di salute e sicurezza. Questo è un passo epocale, perché lo sappiamo bene noi che frequentiamo, diciamo, i lavoratori in prima persona, che quando fai la formazione poi ti viene sempre detto ma non dovete dirlo a noi, dovete dirlo a... Allora per la prima volta in realtà questo accordo fa chiarezza e dice la formazione sarà trasversale, a tappeto se volete, e anche qui a tappeto se si vorrà farla, perché nell'accordo c'è scritto, ma doveva essere scritto così, c'è scritto che la formazione pregressa varrà come credito formativo. Questa formazione pregressa come viene riconosciuta? Viene riconosciuta con autocertificazione da parte del datore di lavoro. Mi fermo. Allora, qui ecco che entra il discorso del vogliamo tutti esserci e crederci o no? E allora in questo caso ecco che il datore di lavoro dovrà guardarsi in faccia e dire mi conviene dire che è stato fatto tutto a posto, al di là dei controlli, ma tutto a posto, oppure dire c'è un nuovo opportunità per poter realmente parlare di materia di salute e sicurezza, e torno a dire non sul piano del dove si muore, dove ci si fa male solo, perché sennò veramente i mondi del pubblico impiego hanno fatto tanto questo errore, il mondo della scuola, il mondo bancario ha fatto tanto questo errore di pensare a salute e sicurezza è il dove si muore drammaticamente, dove ci si fa male e tutto il resto non è la salute e sicurezza. Chiaro, in ogni ambito lavorativo io ho delle priorità, io ho delle attenzioni, io faccio sempre questa battuta triste, ma lo è, cioè nel senso è come se uno dicesse ma come tu qui fai la dieta e c'è gente che muore di fame, non me lo puoi mettere insieme, non mi puoi fare questi paragoni perché non stanno dentro. Allora lo stesso, ogni ambito lavorativo deve dirsi quali sono le sue cadute, quali sono i suoi rischi, quali sono le sue problematiche. Quindi non posso dire in banca non si muore pertanto, meno male, ma non, questo non c'entra col fatto che io devo attenzionare i temi della salute e sicurezza. E questo accordo sulla formazione dà veramente questo obbligo barra opportunità di fare una formazione a partire dai dirigenti, quindi tutte le figure aziendali. E qui l'RLS deve giocare un ruolo grande. E qui l'RLS... mi consento di dire da casa a casa, l'RLS ci deve essere. E qui il settore bancario dobbiamo richiamarcelo, qui parlo a noi, dobbiamo veramente ritornare al fatto che occorre sfruttare questa occasione che la normativa dà, di avere questi rappresentanti del lavoratore di sicurezza, perché non è un obbligo per l'azienda, e questo è importante, non è un obbligo, ma una volta che c'è deve assolutamente consultarlo, c'è tutta una serie di diciamo attribuzioni che possono essere fatte, quindi poteri che ha questa figura, ma se non c'è anche l'azienda, la più resistente, però gli diamo, diciamo, gli forniamo il fianco, gli diamo, diciamo, la possibilità di poter dire non so con chi interloquire. Quindi anche in questo caso l'accordo ad esempio sulla formazione prevede che l'RLS obbligatoriamente deve in realtà lavorare sui programmi di formazione in azienda. L'RLS ha diritto oggi ad avere il documento di valutazione dei rischi, l'RLS entra nel gruppo che fa l'analisi dello stress lavoro correlato. Allora, questi aspetti sono aspetti che bisogna assolutamente esserci, presidiare e lavorarci. Se c'è un uomo con l'attenzione alle differenze di genere, se c'è una donna ancor più, diciamo, con quello che è, diciamo, anche i suoi aspetti di attenzione maggiore o di sensibilità verso alcuni temi che gli sono più vicini e più conosciuti. Quindi questi elementi sono elementi che devono essere portati a sistema. Quindi io dico sì, guardiamo avanti, guardiamo in realtà quello che si potrà fare nel percorso, ma al contempo guardiamo a quello che oggi dobbiamo portare a sistema. Perché rischiamo veramente sempre di dire ci vorrebbe, dovremmo fare, ma abbiamo ancora dei buchi di qualcosa che si può fare, non si potrà fare, ma si può fare, si può coprire questi buchi. E quindi ecco, tutti questi aspetti che la normativa oggi ha dato, perché abbiamo fatto grandi salti con la normativa, io parlo di salute e sicurezza, chiaro, però è cambiato tanto, e anche nell'ambito della due ultimi flash sul discorso della valutazione dei rischi, non solo in ottica di genere, ma in attenzione all'età.
Ce ne pochissime valutazioni dei rischi che fanno una valutazione dei rischi tenendo conto dell'aspetto dell'età. Fino ad oggi si è sempre stati attenti ai giovani lavoratori, maschile e femminile. Giustissimo, ma oggi bisogna lavorare sul problema della fascia più delicata che è, diciamo, l'over 45-50. È una fascia importante e delicata che si hanno moltissimi problemi perché c'è tutta una serie di elementi, al maschile e al femminile, che sia sulla salute vera e propria, ma anche sull'organizzazione del lavoro non si stanno attenzionando. E c'è grossi problemi, perché coincide il livello massimo della tua carriera, se hai fatto carriera o se non l'hai fatta, quindi coincide con il, da quel momento, difficile andare avanti. Quindi c'è un momento di stallo, ma c'è un momento di stallo che va supportato, perché è delicato, arrivano i giovani, arrivano in realtà nuove conoscenze e competenze, quindi tu sei molto più resistente, le tue priorità sono più quelle della vita, della famiglia che del lavoro, quindi è un momento molto complesso e delicato che va assolutamente, diciamo, curato in politiche aziendali, in politiche territoriali, come dicevo, e quindi anche con una serie di elementi che curano questa fascia, che è la fascia che sta crescendo sempre di più e che è una fascia intermedia ad oggi, perché poi la vita lavorativa si allunga e quindi tutte le problematiche. Guardate che di per sé stanno crescendo le problemi di muscoloscheletrici. Abbiamo enormi problemi muscoloscheletrici ora. Il fatto in banca anche sulla postura stanno aumentando notevolmente, stanno aumentando in realtà notevolmente le problematiche relative a tutto l'aspetto, appunto, dei tumori. Allora, questi elementi qui, che sono multifattoriali, quindi è difficile poter dire colpa di e fattore scatenante quello, ma occorre necessariamente sempre di più andare a vedere l'adeguatezza del posto di lavoro, quindi la persona e l'adeguatezza. Ad oggi c'è un obbligo a carico del datore di lavoro che dice che prima di assegnare una persona al lavoro dovrebbe valutare non le conoscenze necessariamente, ma la capacità e le condizioni di salute e sicurezza del lavoratore. È molto alto come concetto, però occorre cominciare a pretenderlo, se volete la parola un po' più forte, o comunque a negoziarlo, a rivendicarlo. E quindi anche le piattaforme contrattuali di secondo livello devono cominciare fortemente ad attenzionare a questi aspetti della salute e sicurezza in quest'ottica nuova, quindi in quest'ottica che non è solo infortunio sul lavoro e malattia professionale di diciamo, approccio tradizionale. Termino con un richiamo a una novità, sta arrivando, stiamo ricevendo a livello nazionale l'accordo che è stato firmato a livello europeo sulla violenza sul lavoro. È una novità importante perché c'è dentro un aspetto che in questo caso al mondo bancario può essere di grande rilievo, perché per la prima volta è stato messo all'interno della, diciamo, possibilità di poter fare causa come fonte di rischio, quindi rischio sul lavoro, anche in questo caso l'utenza esterna. È una novità enorme, perché prima, se voi pensate, nell'ambito delle vessazioni, della violenza, si poteva fare all'interno o all'interno dell'ambiente di lavoro o in realtà tra esterni, ma interno e esterno era complicato, anche sul piano del diritto era complicato, nel senso che se io ho aggressioni da parte dell'utenza, se io in realtà nell'ambito del front office ho problematiche, in realtà non era previsto, non era in realtà molto chiaro, era un percorso molto complicato. Ad oggi questo accordo dice che è considerato violenza sul lavoro anche nel momento in cui io ricevo aggressioni verbali, aggressioni di varia natura dall'esterno, quindi dall'utenza. Quindi è un passaggio nuovo, importante per certi ambiti lavorativi, al di là che appunto l'accordo tiene conto di tre aspetti della violenza: violenza sessuale, violenza fisica vera e propria, ma anche violenza morale, e quindi anche aspetti che riguardano, diciamo, l'inadeguatezza del posto di lavoro, le problematiche del posto di lavoro. E sta arrivando questo accordo, lo recepiremo, diventerà obbligatorio in tutti, quindi inserimento del contratto, e quindi saranno anche questo un nuovo passo di aiuto, di percorso da tenere dentro, e che riguarda appunto il documento di valutazione dei rischi e che riguarda la salute e sicurezza. Quindi ecco, termino sulla base appunto degli stimoli che venivano, diciamo, richiamati, al di là che appunto mi ha fatto piacere essere fin da stamattina a sentire tutto il dibattito e tutti i confronti. Però ecco, occorre agire su
veramente su canali diversi, seppur in maniera sinergica, ma su canali diversi, perché se no se si affronta tutto insieme e si fa in realtà un unico ragionamento, di per sé poi ecco, si rende anche l'intervento meno efficace, non diciamo inefficace, ma meno efficace. Guardate che di per sé appunto è emblematico, da poco abbiamo dovuto, a livello nazionale, bloccare la campagna diciamo commerciale di Trenitalia, non so se l'avete vista, la campagna commerciale di Trenitalia, che con i nuovi treni Frecciarossa però organizzati in quattro classi, quattro livelli, in realtà il Deplian, voi non l'avete visto quello che stava per uscire, ma forse qualcosa è uscito, ma il Deplian faceva vedere che la classe business, cioè la super class, la classe business, c'erano solo uomini in cravatta che andavano in treno in classe business, mentre invece la classe più bassa, se volete, c'era in realtà una signora anziana con il bambino, quindi la nonna nella classe più bassa, mentre invece gli uomini con giacca e cravatta e quindi chi lavora, i manager in classe alta. Cioè, anche questo, non è che questo cambia chiaramente, non è che questo sia così determinante, però ci fa sempre di più, ecco, vedere come l'elemento della cultura è ancora molto forte, molto radicato, con degli stereotipi che tornano e quindi ecco, è importante non combattere gli stereotipi con altre forzature che, diciamo, fanno sì che si ghettizzi dall'altra parte, i generi, ma occorre necessariamente veramente andare a far sì che ci sia l'adeguatezza e l'attenzione alla persona in quanto tale, tutte le sue accezioni, e quindi veramente richiamare tutti quelli che sono le politiche, ma anche i tavoli su cui si può intervenire. E torno a dire, sul territorio le aziende dialogano poco sul territorio. Le aziende in realtà, e il territorio dialoga poco con le aziende spesso, cioè nel senso che c'è ancora un po' questa separazione tra il mondo del lavoro del privato e oggi il pubblico che ha preso un pochino i modelli del privato e il territorio e la realtà cittadina, la realtà territoriale. Questo è un aspetto che limita molto perché si fa fatica poi, dato che la persona è oggi multitask, quindi è cittadino, è utente, è lavoratore, è genitore e quindi occorre necessariamente ci sia una sinergia di politiche. Non si può pensare di andare a separarle, ma al contempo non si può neanche pensare di fare un piano fuso e confuso, ma occorre necessariamente ecco, far sì che gli interventi siano mirati, specifici, i tavoli siano diversi, e su questo credo che il sindacato stia cambiando in questi anni, stia diventando davvero attore sociale, quindi non attore solo nell'ambito lavorativo, ma attore fuori che cerca di tenere insieme tutti questi elementi che sono intorno alla persona con tutte le sue accezioni oggi che ha l'individuo. Quindi credo che in realtà su questo occorrerà necessariamente incontrarsi e continuare a confrontarsi anche con figure del territorio. Quindi è importante a questi tavoli che si comincia a pensare di invitare anche veramente chi poi può fare qualcosa sul piano del welfare, chi deve fare qualcosa sul piano dei trasporti, chi deve in realtà preoccuparsi anche di questi aspetti che sono a supporto, a sostegno e della realtà aziendale. Chiudo col dire infatti che di per sé nel decreto 81 si parla proprio di supporto alle imprese, quindi è un nuovo concetto che di per sé è nuovo anche nel linguaggio nostro sindacale, ma supporta le imprese, ma nel senso non supporto alle aziende. Qui faccio una differenza, diciamo, mi avvalgo della differenza del diritto, no? Il diritto, su questo il codice civile è un'indicazione importante che ci dà. Dà la definizione di azienda, ma non dà la definizione di impresa. Proprio perché impresa non è qualcosa di solo strumentale, economico, finanziario, ma impresa è quel mix tra le risorse umane e la parte economico-finanziaria strumentale, no? E quindi non è definita proprio perché è qualcosa di progress, l'impresa è un qualcosa che continuamente si mischia e si confonde e porta a sistema e porta a valore aggiunto. Quindi prendiamolo da qui, ecco lo spunto del dire facciamo impresa e non facciamo più azienda, se volete. E quindi impresa vuol dire tutti con il loro valore aggiunto, tutti con le loro specificità, in maniera coniugata insieme per far sì che veramente ci sia un progresso nel nostro paese, quindi che ci sia un cammino che attenga a tutti gli ambiti lavorativi in maniera sinergica intorno all'individuo che è uomo, donna, giovane e diciamo più avanzato di età, ma è anche differenza di altri paesi, come dice il decreto 81, tipologia contrattuale, insomma, questa complessità di elementi. Grazie.
Carmela Tascone, segretario generale della CISL della provincia di Varese. Poi, se avanziamo tempo, facciamo un ultimo giro per sentire un ultimo video. No, ma io non posso. Se non posso, 10 minuti avanziamo. Ne avanziamo 10 per sentire le risposte, quello che ci racconta. Anche perché, proprio perché si sta parlando di stress correlato, credo che anche il pubblico non debba essere stressato da eccessivi interventi. Io intanto volevo ringraziare la categoria appunto dei bancari perché per questa opportunità di riflessione su un tema di cui si parla poco, probabilmente ancora un tema giovane all'interno del mondo del lavoro, e quindi si mettono insieme due opportunità, una che è quella della riflessione a proposito, l'altra che è quella di fare una riflessione di questa natura in questo territorio. In questo territorio, in un momento particolare, noi stiamo parlando di stress da lavoro correlato in una situazione dove il lavoro, in un territorio come questo, sta mancando pesantemente. E le contraddizioni che viviamo in questo senso sono che da una parte il lavoro sta mancando e quindi si parla, si è tornati a parlare di lavoro in generale, e dei problemi che il lavoro genera spesso anche nelle situazioni concrete della vita di ciascuno. Nonostante questo, da una parte c'è questo tipo di problema, dall'altra c'è una carenza di figure professionali nell'ambito tecnico, per cui le imprese in questo frangente non riescono a trovare personale in quel settore. Dico questa cosa perché oltre a questo elemento c'è il fatto che le giovani donne che escono dal mondo dell'università e dal mondo scolastico sono costrette ad emigrare perché hanno professionalità che non rispondono a questa domanda di lavoro tecnico, quindi qui si ripete uno stereotipo di cui conosciamo le origini e la presenza tuttora, quindi non mi fermo in questo senso. Per dire che le contraddizioni sono contraddizioni che ci invitano a guardare questo aspetto del lavoro e delle conseguenze e delle realtà che il lavoro genera positive e anche qualche volta faticose di cui tener conto. Allora mi pare interessante una riflessione di questa natura che tenta di mettere insieme due aspetti secondo me prioritari. Uno che è quello comunque di un modello sociale di riferimento, perché se noi dimentichiamo veniva detto in tutti gli interventi, veniva richiamato da Cinzia molto bene prima, cioè il dato culturale è, diciamo, l'humus nel quale cresciamo, nel quale viviamo, nel quale lavoriamo, e questo elemento della cultura però non è frutto, no? Di qualcosa che nasce così. Una cultura che in questi anni, nel recente passato, ma tuttora vigente, è una cultura che punta alla frammentazione della persona, che ha fatto dell'individualismo anche una connotazione specifica di un tempo storico, che ha dei riflessi nella concezione tradizionale sicuramente del ruolo uomo-donna, ma delle ripercussioni pesantissime per quanto riguarda la ricostruzione della figura della persona all'interno dei diversi ambiti in cui si trova, a partire appunto, per quello che ci riguarda, nell'ambito lavorativo. Per cui io credo che uno dei messaggi di cui dovremmo tener conto, in particolare come sindacato, è che questo momento storico pesantissimo dal punto di vista della crisi non deve essere persa in questo contesto l'opportunità di riflettere sulle modalità con cui viviamo e con cui traduciamo il vissuto poi negli ambienti che frequentiamo, a partire appunto dall'ambiente di lavoro. Il tema di come teniamo insieme veniva richiamato prima. Bisogna tornare a parlare non soltanto nell'ambito lavorativo per quanto riguarda gli aspetti appunto di genere o gli aspetti professionali, poi ci torno su questo, ma occorre che il territorio si attrezzi a ragionare in termini sinergici, le politiche dei servizi, la questione appunto degli orari, cioè troppa frammentarietà porta ad affrontare le questioni sempre in ambiti paralleli e non si riesce, è vera questa cosa, sul territorio è difficile tentare una sinergia tra gli attori sociali, gli attori istituzionali, le parti sociali in gioco, perché la tensione all'autonomia piena
per autodecidere al proprio interno i comportamenti, io credo che in un contesto come quello di oggi sia fortemente penalizzante, da una parte perché non cogliamo le opportunità che una crisi come questa potrebbe generare nella sua drammaticità, dall'altra perché alla fine pensiamo che finita questa crisi tornerà tutto come prima. Siccome non tornerà tutto come prima, il rischio vero che stiamo correndo è che riduciamo gli spazi per tentare di superare questo difficile momento con delle proposte positive per il futuro, che attengono anche al discorso del mondo giovanile. Citavo prima il dato delle giovani donne. In provincia di Varese noi abbiamo 22.000 giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e ne lavorano. Questo è un fenomeno gravissimo dal punto di vista del modello sociale, cioè il futuro. Quello che vorrei sottolineare è che noi non possiamo ragionare sulle nostre questioni senza dimenticare quale società stiamo costruendo. Faccio un esempio: il fatto che manchino i servizi sul territorio, che non si tenga conto che appunto gravano in particolare sulle donne gli aspetti legati alla cura, sia per quanto riguarda i piccoli, i minori e per quanto riguarda gli anziani, il fatto che si prefiguri all'orizzonte una società di persone che vivono di più, e di questo siamo tutti contenti, ma significa avere anche una percentuale crescente di non autosufficienza, se la società nel suo insieme complessivamente non pensa a cosa può succedere fra qualche anno su questo aspetto, significa essere miopi sicuramente, ma significa rimuovere sempre dalla coscienza collettiva il fatto che la persona, che la società deve darsi degli strumenti per reggere questo tipo di realtà. Questo è un elemento fondamentale. Dico un'altra cosa: mancano i servizi, mancano le opportunità. Abbiamo avuto la riforma delle pensioni che alza l'età pensionabile. Io mi chiedo, tutti questi ragionamenti che stiamo facendo sul fatto che la donna ha legittimamente deve avere spazi di professionali adeguati, possibilità di carriera adeguata, quando verranno meno, passatemi il termine, tra parentesi, i nonni, no? Che si fanno che oggi sostituiscono una buona parte di servizi presenti sul territorio. Questo è un boomerang, vuol dire che ritorna in capo sicuramente alla famiglia, e in particolare nella famiglia alla donna. Quindi sono aspetti di cui stiamo parlando, di cui si parla poco, ma che sono trasversali ai settori produttivi, ma che sono fondamentali per un ragionamento anche sindacale. Un'altra cosa, poi chiudo. Ho sentito parlare con piacere, no, di questo aspetto dell'analisi e dell'organizzazione del lavoro come fondante per tutti, la citiamo sempre, la si cita per quanto riguarda gli avanzamenti di carriera, per quanto riguarda le professionalità, per quanto riguarda l'ambiente e la sicurezza, ma questo è un tema, e questo è un problema grosso nostro come sindacato, che abbiamo abbandonato nella contrattazione. Guardate che il tema dell'analisi e dell'organizzazione del lavoro non è nato ieri. Negli anni, primi anni 80, fine anni 80, quando si discuteva di orari, quando si discuteva di investimenti nuovi, quando si discuteva di percorsi di carriera, abbiamo fatto fior fior di corsi di formazione su come analizzare l'ambiente, l'organizzazione del lavoro, il processo piuttosto che il prodotto, piuttosto che l'analisi mirata dei bilanci, ovviamente in un certo livello di competenze specifiche come chi opera nel settore bancario sa fare, però ci sono parametri anche che mettono in grado un'azione sindacale di agire in maniera più competente. Ora, questi terreni sono stati abbandonati perché esigono una paziente costruzione del ciclo produttivo che è fatta di competenze, che è fatta di conoscenze, che è fatta di poter dire la parola giusta nel momento giusto. Se io parto di lì, sono in grado di fare proposte e difficilmente la controparte è in grado, certo, le scelte poi attengono sempre, poi alla fine sono sempre le scelte che si fanno, però un conto è fare le scelte perché tu mi dici no, ma non sei in grado di mettermi in difficoltà sull'analisi che ti sto facendo,
un conto è far passare le scelte sopra la testa, perché questa analisi ci sfugge. Quindi c'è tutto un terreno grandissimo di ripresa contrattuale che ci compete, che compete a saper far bene il ruolo di delegato sindacale, di sindacalista, di persone che operano all'interno del mondo del lavoro, per superare anche questa logica banalissima che fa ritenere che chi rappresenta il lavoro negli ambienti di lavoro sia in qualche misura, oltre a camminare parallelamente ai problemi dell'impresa, dell'ambiente di lavoro, sia asettico dalla realtà e abbia degli stereotipi a cui rispondere, abbia dei criteri astratti di cui vivere. Io credo che una persona che rappresenta il lavoro a tutti i livelli, se ha le competenze, la capacità e lo stile, che è anche un'altra cosa di cui oggi poco si parla, no? Perché siamo in una mentalità frammentata, ma siamo anche nella mentalità dell'arroganza, perché oggi se uno conosce una mezza verità dice che l'altro non sa nulla. E quindi il non riuscire anche a fare in modo di generare questa coesione all'interno della realtà lavorativa, ma più in generale a livello sociale, impedisce il farsi carico di un problema e di un'attenzione forte alle questioni che attengono appunto al mondo del lavoro. Quindi va ripreso un ruolo che nessuno ci ha mai portato via, che forse abbiamo abbandonato in nome delle politiche cosiddette generali. Io dico che le politiche generali, e prova ne abbiamo in questi giorni parlando di mercato del lavoro, sono fondamentali, fondamentali, ma chi opera sul territorio deve sempre di più appropriarsi dell'ambito in cui opera, appropriarsi in termini positivi di conoscenza, perché con la conoscenza e con la competenza si riesce a dialogare. Senza conoscenza, senza competenza si hanno due rischi: o ci si chiude a riccio e non si dialoga, e quindi no perché no, oppure si diventa acritici e l'altro mi passa sopra con le sue scelte. Quindi è un terreno che nessuno può perdere di vista. Io ringrazio nuovamente, chiudo, per questo momento di riflessione utilissimo, perché anche se centrato su un aspetto specifico ha consentito di allargare la riflessione anche dal punto di vista culturale, che non è cosa da poco e capita pochissimo spesso, ma ha consentito di allargare la riflessione anche per riprendere consapevolezza delle possibilità che un'azione sindacale seria ha all'interno dei luoghi di lavoro. Grazie. Se c'è qualche domanda da parte del pubblico, abbiamo ancora qualche minuto, che domanda, altrimenti chiudiamo qui. Nessuno, avete capito tutto. Se, magari se volete aggiungere qualcosa, abbiamo ancora qualche minuto, magari una proposta, qualche proposta concreta, così ci troviamo qui l'anno prossimo e vediamo quanto è stato realizzato. Sentiamo questa cortese. Sì, allora, è con molto piacere che ho ascoltato dall'avvocato Cinzia Frascheri un invito ad attuare politiche sindacali in un'ottica di genere, perché proprio pochi mesi fa l'ufficio della consigliera di parità ha avuto un incontro con le rappresentanti sindacali della provincia di Varese e io ho proposto e insieme abbiamo deciso di organizzare dei seminari rivolti alle RSU e alle RSA proprio per promuovere politiche sindacali in un'ottica di genere. Adesso stiamo aspettando questa nuova riforma, questa riforma del mercato del lavoro, per poi dare via, per quanto riguarda le competenze dell'ufficio della consigliera di parità, a questo ciclo di seminari che io ho messo nel programma di lavoro della consigliera di parità 2012. Quindi mi fa molto piacere di aver avuto un supporto, che l'idea è positiva, da parte dell'avvocato Frascheri. Grazie.
chiedo una battuta finale anche ad Antonella Saporiti, Antonella Di Orso, su che cosa concretamente possiamo fare. C'è tanta cultura da cambiare, cultura aziendale e cultura personale. Sì, sicuramente il discorso basilare è quello che bisogna cambiare un po' una cultura generale per rivedere il ruolo della donna non solo all'interno del mondo del lavoro ma in generale. Noi in particolare abbiamo già fatto qualcosa. Lo scorso anno abbiamo tenuto dei corsi sulla responsabilità sociale di impresa, in prima battuta rivolta a tutti i responsabili di filiale. E in apertura di questi corsi abbiamo proprio dedicato uno spazio per cercare di focalizzare proprio nei confronti di tutti i responsabili di filiale. C'erano anche delle donne, l'ho detto in apertura, noi qui siamo un po' difettosi, siamo un po' indietro per quanto riguarda appunto le figure femminili in questi ruoli di responsabilità, però abbiamo richiamato l'attenzione su tutti i nostri responsabili di filiale su quello che la nostra azienda nei prossimi anni vorrà fare proprio in tema di valorizzazione delle quote rosa. Abbiamo già contattato diverse colleghe, le abbiamo inserite in percorsi di crescita, fra cui appunto un percorso proprio per arrivare a ricoprire il ruolo di responsabile di filiale, e quindi sono fiducioso in questo senso. Quello che mi auguro poi, ringrazio innanzitutto di averci invitati a questa interessantissima tavola rotonda, è di arrivare un giorno a partecipare ancora a una tavola di queste qui, dove magari la figura della donna non verrà trattata come, non lo so, alla stregua di altre figure un po' deboli da aiutare, come i bambini, come gli anziani, ma venga veramente considerata come un vero punto di forza, come noi siamo convinti che sia. Certamente questo è un cambio culturale, nel senso che io è la prima volta che mi trovo a parlare con i sindacati, la banca, che ha un'esperienza commerciale, che ha un'esperienza di gestione del lavoro, quindi questo credo che sia una giornata che ha fatto di per sé cultura. Il mio suggerimento è che stiamo attenti a non passare il messaggio donna è bella a tutti i costi, solo donna e nient'altro che donna, perché non va bene, nel senso che le organizzazioni sono fatte da uomini e donne. Nel middle management ci sono tantissimi uomini, quindi al tavolo, in tutti quelli che sono i momenti in cui si parla di crescita delle donne, ci devono essere assolutamente anche gli uomini, se no stiamo sbagliando alla grande. Grazie. Credo che Antonella abbia molta ragione, nel senso che questa è una tematica che, sì, è vero, riguarda le donne, abbiamo parlato della situazione lavorativa delle donne, ma che riguarda la società e l'organizzazione dell'azienda in toto. Ed è un argomento che mi fa piacere che in questa sala ci siano presenti parecchi uomini. È chiaro che questo è un momento di riflessione e che quindi la riflessione debba essere fatta di comune accordo, insieme, perché la cultura altrimenti non cambia. Quindi io spero e mi auguro che quello che ha detto il capo del personale di UPI si avveri, cioè che un giorno questo non sia più un problema, che le donne e gli uomini abbiano raggiunto una vera parità nel lavoro e nella vita. Grazie. Sì, corredo, diciamo, di tutto quello che è stato detto, in realtà richiamo al fatto di doverci, ognuno di noi nel ruolo che svolge, anche cominciare a pensare o continuare a pensare a che nuovo modello di vita intende avere davanti, perché guardate che le contraddizioni a cui venivano accennate, che andremo ad affrontare, sono molte. Io faccio solo l'esempio dal fatto dei supermercati, ma potremmo dire anche le banche, non per metterle insieme, ma per la tematica che sto dicendo. Sono comodi aperti di domenica, però si sfascia la famiglia, però in realtà di domenica qualcuno deve andare a lavorare. Se io voglio il servizio la domenica, qualcuno di là non ha il diritto di stare in famiglia. La banca uguale, mi farebbe comodo avere la banca il pomeriggio del sabato, estremizzo per capirci, perché in realtà io lavoro dal lunedì al venerdì tutti i giorni, quindi mi farebbe comodo, ma al contempo me lo devo chiedere il sabato pomeriggio, se io voglio sta fortuna, se io voglio sto servizio, di là qualcuno gli sto dicendo tu il sabato pomeriggio a casa no, perché io
E questo è una serie di contraddizioni a cui dovremo affrontare quindi tenendo conto appunto della sinergia, delle problematiche, della contraddizione di molti diritti e al contempo dovere, al contempo in realtà opportunità. E quindi ecco, bisogna necessariamente incontrarsi spesso, parlarne spesso, diciamo dialogare e scontrarci anche, però veramente dobbiamo affrontare percorsi nuovi che ci vedono tutti, diciamo, meno preparati, ma al contempo che dobbiamo impegnarci a far sì che veramente ci sia un futuro che tenga conto della persona al centro, pur con quello che sono, ecco, le problematiche a cui necessariamente dobbiamo guardare. Grazie. Grazie. Chiudiamo qui i lavori e ringraziamo tutti i nostri ospiti. Grazie. Grazie. Appunto organizzatrice dell'evento, ringraziare il pubblico, grazie di averci seguito. Grazie. Grazie.